Bene, un cordiale buonasera a tutti e un benvenuto a questa prima manifestazione. Prima di dare inizio e cedere la parola al moderatore e agli illustri relatori, è doveroso ringraziare intanto il signor sindaco del comune di Randazzo, stasera assente per motivi istituzionali, non si trova neanche a Randazzo. Un ringraziamento chiaramente a tutta l'amministrazione comunale e il sindaco viene ovviamente degnamente sostituito dal suo vice sindaco, nonché assessore alla cultura al ramo, il dottor Gianluca Anzalone. Fra l'altro devo dire che il dottor Gianluca Anzalone, per quanto riguarda questa manifestazione, questo primo convegno, è stato parte fondamentale nell'organizzazione proprio di questa manifestazione, quindi lo dobbiamo ringraziare nella sua doppia funzione di amministratore e anche di collaboratore nostro. Devo dirvi anche che da parte degli aderenti alle diverse associazioni che compongono questo gruppo che dà vita a questa manifestazione, è costituito da diverse associazioni, associazioni che riguardano diversi comuni della Valle dell'Alcantara, dai Giardini Naxos a Francavilla di Sicilia, a Randazzo ovviamente, Maletto, Bronte, Adrano e diciamo arriviamo fino a Paternò. Io ho avuto questo compito, ho ricevuto l'incarico in particolare di ringraziare la persona che anima e ispiratrice di questo gruppo. Sto parlando del nostro presidente, il professor Giuseppe Carmeni. Il professor Giuseppe Carmeni è un nostro concittadino, è un randazzese che come tanti randazzesi da piccolo con la famiglia è dovuto andare via, diciamo emigrare. Ecco, e naturalmente questo fatto non lo ha comunque distolto dall'essere attaccato alla città che gli ha dato i natali. E quindi lui è rimasto sempre affezionato. È un architetto ed è docente di storia dell'arte. Ha insegnato per moltissimi anni in Piemonte, a Novara, se non erro, e poi negli ultimi anni ha avuto l'opportunità di rientrare nella sua terra natia, quindi in Sicilia, abita a Giardini Naxos, dove anche insegna. Giuseppe, noi tutti intendiamo farti avere un segno tangibile della nostra riconoscenza e del nostro affetto. Niente di particolare. Semplicemente abbiamo predisposto una lettera di poche righe che io adesso leggerò prima di cedervi la parola. Caro Giuseppe, con la presente noi tutti desideriamo esprimerti un sentito ringraziamento per l'impegno, il sostegno, la collaborazione e la professionalità dimostrata nel corso di questi anni nella qualità di presidente del nostro gruppo. Cosa non semplice se si tiene conto che per ben 3 anni, a motivo del Covid, ci è stato del tutto impossibile poter espletare in quel periodo i tanti progetti e le tante iniziative che soprattutto tu suggerivi e organizzavi. Per evitare che il gruppo potesse disgregarsi a motivo dell'inattività per il lungo protrarsi della pandemia, non mancavi di telefonarci, l'ho sottolineato, con regolare continuità, organizzando anche frequenti videoconferenze con tutti noi. Il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati e che fin qui è stato possibile realizzare è stato certamente agevolato dalla tua preziosa presenza e consulenza. Lo spirito di gruppo e l'affiatamento creatosi tra la tua figura e tutti noi hanno determinato l'ottima riuscita del lavoro svolto e di quello che anche nell'immediato futuro, siamo certi, continueremo a svolgere sotto la tua preziosa direzione. Grazie Giuseppe. Io consegno al nostro Presidente quello che vi ho letto, ecco, modestissimo dono, però penso che esprima chiaramente quello che sentiamo Ti veramente nel ringrazio nostro animo. tantissimo, carissimo Salvatore Rizzi, davvero, sono davvero commosso. Grazie, grazie davvero. Bene, buon proseguimento.
il moderatore lo farà proprio il professor Giuseppe Carmena. Abbiamo degli illustri ospiti che tanto danno hanno dato e continuano a dare danno al nostro territorio per gli studi che loro conducono e continueranno sempre più a portare avanti. Ecco, grazie a voi altri, benvenuti e buon lavoro. Benvenuti al primo convegno di studi Città di Randazzo. Si tratta di un ciclo di conferenze che, con un approccio interdisciplinare articolato nel tempo, intende fare luce sulla storia, sull'archeologia, sulla cultura, sull'arte, sul paesaggio naturale e sulle tradizioni del territorio di Randazzo. Per questo scopo tratteremo diverse tematiche e inviteremo relatori selezionati tra i massimi studiosi del territorio, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, e coinvolgeremo le istituzioni scolastiche. L'evento gode del patrocinio del Comune di Randazzo ed è stato organizzato dal Comitato WAVE di Randazzo, acronimo di Welcome to Alcantara Valley Etna, formato dal sottoscritto, il professore Giuseppe Carmeni, coordinatore del gruppo, dal già comandante superiore del Corpo Forestale della Regione Sicilia, Vincenzo Crimi, dall'archeologa Maria Teresa Magro, dal dottor Salvatore Rizzeri, dalla professoressa Concetta Sgroi e dal direttore tecnico Nicolò Sangricoli. Chiaramente, prima di iniziare, intendo ringraziare il sindaco Francesco Sgroi e l'assessore alla cultura Gianluca Anzalone per aver accolto con entusiasmo l'iniziativa e per aver ospitato l'evento nel centro polifunzionale ex Cinema Moderno. Direi che adesso passo la parola all'assessore alla cultura Gianluca Anzalone per i saluti istituzionali. Prego. Sì, grazie. Buonasera a tutti, a questa platea bellissima. Buonasera ai relatori, al comitato. Sarò breve anche perché siamo un po' in ritardo. Io porto i saluti, così come è stato detto prima, del nostro sindaco Francesco Sgroi, che oggi purtroppo per impegni sopraggiunti non è a Randazzo, ma sarà certamente presente sabato prossimo. Solo una piccola riflessione: noi siamo orgogliosi di avervi qui al Cinema Moderno. Siamo orgogliosi non soltanto perché finalmente questa sala, questo centro polifunzionale sta prendendo vita ed è vissuto veramente dalla città e dai cittadini. Noi veniamo da un weekend dove c'è stata ieri un'altra manifestazione importante con il nostro concittadino artista Ture Magro, e oggi con molto orgoglio devo dire che ci si prepara un altro pomeriggio, un'altra serata di orgoglio per tutta la città randazzese. Un alto profilo di questo tavolo di relatori, e siamo certi che, come dire, il livello di contenuti di qualità che oggi, come dire, state mettendo in campo sarà certamente qualcosa che rimarrà alla città, e soprattutto sopravviene la consapevolezza che la città di Randazzo, l'amministrazione, deve partire da questo tipo di iniziative. Io ringrazio anche l'assessore Giardina e il vostro interlocutore del comitato, Lino Sangrigoli, con cui ci siamo sentiti quotidianamente affinché tutto questo si potesse realizzare. E abbiamo avuto sempre come riferimento questo comitato, perché sappiamo che, come dire, questo deve essere un riferimento per la città, per tutto quello che siamo stati in passato, e su questo, come dire, oggi abbiamo veramente illustri relatori, ma soprattutto da questo patrimonio storico, da questi studi e da questo che dobbiamo partire. Noi pensiamo, e veramente vado alle conclusioni, che questo tipo di
conferenze, questo tipo di studi siano un oggetto che deve essere l'oggetto quotidiano dell'amministrazione pubblica. Quindi vi auguro buon lavoro e soprattutto vi ringrazio per questa iniziativa che avete messo in campo, e già da adesso vi dico che l'amministrazione del Comune di Randazzo sarà disponibile per tutte le iniziative che vorrete fare qui nella nostra città, mettendo a disposizione i locali, mettendo a disposizione tutto quello che è necessario. Grazie di cuore e buon lavoro. Grazie assessore, gentilissimo. Continuo con i ringraziamenti, quindi ringrazio il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Edmondo De Amicis, il professor Salvatore Malfitana, il dirigente scolastico del Circo Didattico Statale Don Lorenzo Milani, professoressa Rita Pagano, il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Medi, professoressa Maria Francesca Miano, e tutti i docenti coinvolti nei progetti degli studenti sul futuro di Randazzo. Volevo anche ringraziare, perché mi sembra il minimo che si possa fare, il direttore tecnico Lino Sangrigoli, segretario del comitato organizzatore, per aver lavorato nell'ombra, figura preziosa e di raccordo con le istituzioni scolastiche e le amministrazioni. Inizieremo la prima edizione del convegno di studi Città di Randazzo con due conferenze. In quella di oggi, dal titolo I più antichi abitatori del territorio di Randazzo, cercheremo di fare luce sulla preistoria, basandoci sulle tracce lasciate dai nostri antenati. Nella prossima conferenza, ve l'anticipo, del 25 marzo, dal titolo L'anonima città greca di Randazzo, ipotesi a confronto, parleremo della colonizzazione greca. Quindi seguiremo un filo logico e cronologico. Inizio con il presentare il nostro primo ospite, dicendo che l'Etna è il vulcano attivo più grande d'Europa, è uno dei vulcani più studiati al mondo dalla comunità scientifica internazionale, ed essere alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, per un geologo, è un incarico molto importante e impegnativo. E Stefano Branca lo dirige dal 1 ottobre del 2019. Comprendere l'evoluzione del territorio di Randazzo sin dalla preistoria, o meglio per comprendere, abbiamo chiesto al nostro scienziato di tracciare in modo sintetico, vista la complessità della materia, ma esaustivo, una ricostruzione cronologica delle fasi di invasione lavica della Valle Alcantara e in modo particolare del territorio di Randazzo. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. E grazie intanto dell'invito, a me fa sempre piacere ritornare a Randazzo, e anche appunto per cercare di spiegare ai non esperti quella che è un po' la storia del territorio, che non è, diciamo, una storia solamente di uomini, ma è anche una storia soprattutto di eruzioni. Allora, il racconto che io vi faccio questa sera, molto sintetico, sono tutti dati che vengono dalla lunga attività di ricerca che ha portato alla realizzazione della terza carta geologica in ordine di tempo dell'Etna, quella che abbiamo pubblicato nel 2011. Allora, in questa figura è rappresentato con i diversi colori quelle che sono le principali fasi di sviluppo, di evoluzione geologica del vulcano, partendo dai primi prodotti, quelli più antichi di mezzo milione di anni fa, che affiorano solamente nella zona di Cicastella Citrez. Via via vedete che c'è una sequenza prima discontinua dell'attività, perché si passa da mezzo milione di anni fa a 330.000 anni fa con i terrazzi lavici che si sviluppano da Adrano a Paternò lungo la sponda sinistra del fiume Simeto. Ci sono grossi periodi di stasi di non attività, e poi da circa 220.000 anni, diciamo, ad oggi l'attività diventa via via più continua. Come vedete, l'elemento principale
di questa rappresentazione sintetica il grosso dell'edificio vulcanico si forma negli ultimi 60.000 anni, queste in viola che poi sono le colate laviche che interessano soprattutto la periferia occidentale e settentrionale, quindi poi il territorio di Randazzo, sono relative all'attività degli ultimi 60.000 anni, relative a un vulcano che abbiamo chiamato vulcanellittico, e poi il grosso, l'85% della superficie del vulcano è questo colore rosso e sono le eruzioni che sono venute negli ultimi 15.000 anni. Quindi adesso noi andiamo a vedere il territorio, quindi l'alta valle dell'Alcantara, come si è sviluppato durante le fasi di evoluzione geologica del vulcano. E questo è uno stralcio, vedete, molto colorato, molto bello, molto d'impatto, però fa vedere in maniera molto sintetica come la zona, quindi tutto il versante settentrionale, allora qua c'è la città di Randazzo, aspettate, mi metto un po', voi ci vedete? Sì. Quindi qua c'è la città di Randazzo. Allora, come vedete, ci sono le colate laviche, queste qui in viola, che sono quelle che vi dicevo, le più antiche, che hanno fra 60.000 e 15.000 anni, e poi c'è tutta questa copertura a partire da queste gialle più chiare, che sono i prodotti eruttati negli ultimi 15.000 anni. Quelli rossi più scuri sono quelli proprio più recenti, sono quelli degli ultimi secoli. Allora, la cosa importante è questa, che Randazzo ricade, diciamo, all'interno di quello che è il bacino idrografico del fiume Alcantara, che ha una lunghezza complessiva di 33 chilometri, diciamo la zona sorgente è proprio in corrispondenza del territorio di Randazzo, perché parte dalla confluenza del fiume Flascio ed ha una lunghezza di 33 chilometri e un bacino idrografico di 550 chilometri quadrati, e quindi il bacino idrografico prende il fianco meridionale dei Monti Nebrodi e il settore nord, vedete, come alimentazione di acqua, chiaramente il versante settentrionale del vulcano. Allora, com'era questa zona prima che si formasse l'edificio vulcanico? Quindi circa l'edificio vulcanico, diciamo, centrale, quindi una fotografia a 110.000 anni fa mostra praticamente il bacino idrografico dell'Alcantara, che era privo di colate laviche e che aveva un assetto idrografico completamente diverso. In particolare il fiume Alcantara passava circa 2 chilometri a sud, quindi in questo caso più a monte del paese di Randazzo, a una quota intorno ai 700 metri, e sfociava nella zona di Fiume Freddo. E se noi andiamo un po' più avanti nel tempo, fra 110.000 e 60.000 anni fa, nella zona centrale del vulcano, dove oggi c'è la Valle del Bove, comunque dove c'è l'edificio vulcanico, si incominciavano a formare i centri eruttivi fra 110.000 e 60.000 anni fa, che però comunque raggiungevano delle quote non troppo elevate, intorno ai 2.400 metri di quota. Quindi le colate laviche che andavano, si sviluppavano in direzione nord, in realtà non riuscivano a raggiungere l'antica valle del fiume Alcantara, perché la cresta meridionale spartiacque raggiungeva una quota massima intorno ai 1000-1100 metri, quindi fungeva da barriera alle invasioni delle colate laviche. Quindi in questo intervallo di tempo ancora non ci sono fenomeni eruttivi nel settore settentrionale del vulcano. Diciamo che la storia cambia negli ultimi 60.000 anni, perché negli ultimi 60.000 anni cresce il grosso dell'edificio vulcanico, quello che viene chiamato il vulcano ellittico, che circa 20.000 anni fa ha raggiunto una quota di 3.600 metri, quindi molto più alto di ora, si struttura tutto il fianco nord e le colate laviche incominciano a invadere e riempire la valle, spostano piano piano, invadendo il vecchio alveo, spostano il corso d'acqua via via sempre più a nord. Il corso d'acqua trascimerà nella zona fra Moio Alcantara e Castiglione di Sicilia nel bacino idrografico attuale, quindi ci sarà un fenomeno di invasione e di cattura del corso d'acqua. Quindi circa 20.000 anni fa si struttura
l'attuale fiume Alcantara, e ve lo faccio vedere in sezione, una sezione immaginaria che passa circa dall'abitato di Randazzo. Allora, circa 100.000 anni fa c'era questa grossa valle che era la paleovalle del fiume Alcantara. Dovete considerare che la posizione di Randazzo orientativamente oggi è in questo punto qua. Quindi le prime fasi di invasione lavica, che raggiungono, come vi dicevo, avvengono fra 60.000 e 45.000 anni fa. Ora quello che si vede è questo: le colate laviche, scusate, sono queste in viola scuro. Con questi colori invece sono i depositi di natura alluvionale. Allora cosa si vede da questo disegno? Che ogni volta che entrava una colata lavica dentro la valle si creava un fenomeno di sbarramento del fiume, di sovralluvionamento e di spostamento dell'alveo. Quindi ci sono questi spostamenti, questi salti dell'alveo, però sempre all'interno della valle. E poi arriviamo nella fase più recente, fra 45.000 e 15.000 anni fa, l'arrivo delle colate laviche è sempre più frequente, e il fiume ormai è completamente spostato a nord, non si muove più all'interno della valle, e gli ultimi 15.000 anni arrivano le colate laviche più recenti, e questo diciamo è una sezione oggi, faccio vedere la posizione orientativamente di Randazzo, è il fiume che è stato spostato da queste posizioni iniziali di circa 60.000 anni fa. Questi sono tutti i vari passaggi che ha fatto, e oggi è appunto nella sua posizione attuale. Allora, abbiamo fatto tutta una serie di datazioni con metodi di decadimento radioattivo dell'argon-argon, e abbiamo datato le colate laviche principali, in particolare quella che costituisce la grossa piana di Santa Venera, che ha un'età di circa 42.000 anni, è molto vecchia, mentre prima si pensava fosse più giovane semplicemente perché era ben conservata dal punto di vista morfologico. Questa è la colata lavica di Monte la Nave, la cui fessure eruttive sono localizzate proprio in corrispondenza di Monte la Nave, che ha creato questo grossissimo espandimento lavico in questa zona. E poi abbiamo datato la colata lavica di Campo Re, che è una delle colate laviche più basse che fiorano sulla sponda destra del fiume Alcantara, che costituisce diciamo il terrazzo inferiore, e che ha avuto un'età intorno a 31.000 anni dal presente. Quindi, in poche parole, queste che voi vedete in viola, con queste età, tornando velocemente indietro, sono queste colate laviche che vi ho fatto vedere io di questa fase di invasione della valle. Quindi tutta questa zona di Contrada Allegra Cori, che si trova comunque a est del paese di Randazzo, qua c'è Randazzo, hanno un'età intorno ai 30.000 anni. Allora, questa è una vista ricostruita di come si doveva vedere l'Etna circa da Santa Domenica di Vittoria 20.000 anni fa, quindi diciamo al momento del culmine della crescita del vulcano ellittico. Quindi c'era questa struttura imponente che raggiungeva, come vi dicevo, i 3.600 metri di quota. Allora cosa succede? Com'è cambiato il profilo del vulcano che voi siete abituati a vedere quando andate a Floresta o comunque dalla vostra stessa città? Succede questo, che fra 15.500 e 15.000 anni fa si verifica, ed è un'anomalia per questo vulcano, le eruzioni esplosive di magnitudo maggiore, quelle che vengono chiamate pliniane, che non sono tipiche dei vulcani basaltici come l'Etna, quindi sono dei fenomeni eccezionali, rarissimi, che sono quei fenomeni che causano lo svuotamento della camera magmatica e fanno collassare alla fine dell'eruzione, proprio perché manca il sostegno del magma, la cima del vulcano. Quindi collassa il vulcano, e praticamente 15.000 anni fa, se noi giravamo da queste parti, il vulcano l'avremmo visto in questa maniera. Quindi nel giro di poco tempo, di circa
500 anni il vulcano passa da 3600 metri di quota a 2900 metri di quota, si forma questa grossa caldera e l'attività riprende poi piano piano al suo interno. Questa eruzione causa la ricaduta di una grandissima quantità di materiale piroclastico, in particolare di pomici, che impattano principalmente, come sempre a causa della direzione dei venti, il versante orientale del vulcano. Impattano la zona di Giarre con spessori, stiamo parlando di un'eruzione di 15.000 anni fa, quindi con spessori conservati di 50 e 100 centimetri, nella zona di Acireale fino a un metro e mezzo. E poi c'è un grosso flusso piroclastico, che è l'unico flusso piroclastico che si trova sull'Etna, che è arrivato nella zona di Biancavilla, datato proprio col carbonio 14 e 15.000 anni. E questo è quello che invece vedete oggi. Oggi quindi cosa si vede? Si vede è cresciuto all'interno di questa grossa caldera, dove ancora è conservato il bordo del cratere dell'ellittico, vedete a pizzi dei neri, dove noi abbiamo l'osservatorio a Punta Lucia, e negli ultimi 15.000 anni è cresciuto poi il cono attuale, che comunque ancora non ha raggiunto l'altezza del vulcano ellittico. Una scoperta che abbiamo fatto di recente e che coinvolge il territorio di Randazzo è che una di queste forti eruzioni esplosive pliniane è avvenuta in un giorno evidentemente che soffiava in maniera anomala il vento verso nord, e in questo caso l'eruzione ha impattato il territorio di tutto il territorio di Randazzo, e il deposito di pomici che vi faccio vedere, che è questo deposito qui, noi abbiamo misurato 65 centimetri in questo punto qui, questo qua è il paese di Randazzo, siamo nella parete, nella falesia su cui è costruito il paese, l'Avica, questo qui è il fiume Alcantara, e questi sono 65 centimetri di pomici, queste qui eruttate 15.000 anni fa, che poi abbiamo ritrovato anche nella zona di Floresta, dove quando hanno fatto gli scavi per le pale eoliche, e poi sono state ritrovate in dei sondaggi nel Tirreno meridionale, nell'Adriatico, perché questa è stata un'eruzione esplosiva grossa che ha avuto un impatto in tutto il bacino del Mediterraneo. E a Randazzo c'è questo testimone di questo deposito conservato al di sotto del paese. Andiamo nella fase più recente, gli ultimi 15.000 anni. Allora, come vedete, Randazzo è costruito su colate laviche che hanno età compresa fra 15.000 e 4.000 anni dal presente. Fra di queste c'è la grossa eruzione di Monte Spagnolo, queste diciamo non hanno imprecise, hanno un intervallo di età che va da 15.000 a 4.000, quindi sono cosiddetti intervalli stratigrafici. Comunque è compresa la grossa eruzione di Monte Spagnolo, e poi ci sono tutte le altre colate che interessano la zona più a est, fra cui quella grossa di Monte Santa Maria, anche queste sempre tutte di epoca preistorica, comunque più vecchie di 4.000 anni. Andiamo nella parte quella più recente, quelle di epoca storica, stiamo parlando quindi degli ultimi 2.500 anni. Studi recenti di datazione che abbiamo fatto ci hanno permesso di evidenziare la colata lavica che abbiamo chiamato di Monte Cardillo, che in realtà è il cono di scorie accanto a Monte Spagnolo, è di epoca molto probabilmente greco-romana, sebbene la datazione diciamo c'ha un margine di errore molto grosso, vedete 370-330 anni. Comunque il valore medio è un'eruzione avvenuta intorno al 420 avanti Cristo, però complessivamente la finestra in cui può essere avvenuta questa eruzione è fra il 790 100 avanti Cristo. Comunque un'eruzione di epoca storica diciamo non si conosceva l'età proprio fino a quando non abbiamo iniziato a fare tutte queste datazioni. Poi c'è un'altra eruzione molto importante, che è quella che ha causato la modifica più importante del territorio, che è quella che abbiamo chiamato di Murazzo Rotto, che è un'eruzione che è avvenuta nel X secolo intorno al 950, con un margine di errore di più o meno 30 anni, quindi vedete fra il 920 e il 980 anno Domini, che è un'eruzione molto importante, poi vedremo dopo, perché causa è l'unica
recente che ha causato il blocco del fiume Alcantara e ha causato la formazione del lago di Gurrida. E la vediamo qui, questa è la colata lavica, ecco qua c'è la sequenza delle date, delle eruzioni diciamo di epoca storica. Abbiamo questa qua, vedete, questo è Monte Spagnolo e questo è Monte Cardillo. La colata lavica di Monte Cardillo del 420 avanti Cristo arriva alle porte dell'attuale Randazzo, il fronte lavico, ma quella più interessante è quella che abbiamo chiamato di Murazzo Rotto, le cui bocche sono localizzate in questo settore fra 1500 e 1700 metri di quota, qua c'è la fessura eruttiva, è una grossa colata lavica più di 9 km che raggiunge il corso del fiume Alcantara, lo blocca in questa zona. Il blocco del fiume causa il sovralluvionamento e la formazione della piana alluvionale e del lago di Gurrida. In più, un piccolo braccio di questa colata lavica si è infilata lungo il corso del fiume Alcantara e ha raggiunto il paese di Randazzo, però chiaramente lungo il fiume, quindi è una lingua molto piccola, cioè, quindi senza impattare proprio la zona dell'allora città di Randazzo. Di tutte queste, poi c'è un'altra eruzione a quota più alta che abbiamo chiamato, non mi ricordo più neanche il nome, aspetta, l'avevo visto prima, che l'abbiamo chiamata di Serra del Monte, che è contemporanea con quella di Murazzo Rotto, che però è un'eruzione che avviene ad alta quota e che interessa soprattutto di più il versante nord-occidentale. Di tutte queste eruzioni chiaramente non si ha nessuna documentazione dalle fonti storiche, ma perché? Perché le fonti storiche sono totalmente parziali, basta pensare che la prima eruzione descritta che avviene nel versante settentrionale dell'Etna fa riferimento all'eruzione del 1566 avvenuto nella zona di Monte Colabasso. Quindi per dire che le informazioni dai dati storici sono non totalmente parziali, sono praticamente inconsistenti e anzi hanno fatto nel tempo tantissimi pasticci. E ora ve ne faccio vedere alcuni e abbiamo finito. Grosse eruzioni si verificano nel versante nord e quella del 1614-24 è stata, pensate, l'eruzione più lunga di epoca storica, e di questa eruzione esiste solamente un'unica fonte che descrive solamente con due righe un'eruzione durata 10 anni. Questo per farvi capire come sostanzialmente non c'era, diciamo, l'interesse nel racconto delle eruzioni nelle epoche passate. Avveniva in realtà solamente quando c'era un reale impatto o reali danni ai centri abitati, se no alla fine l'interesse era inconsistente. E poi c'è quest'altro caso che vi farò vedere di un'eruzione che interessa sempre il territorio di Randazzo, molto in alto, del 1764-65. E l'ultima che conoscete tutti quanti, che è quella dell'81, che per pochissimo non ha creato uno sbarramento del fiume Alcantara e quindi si sarebbe creata una zona di sovralluvionamento in corrispondenza del paese di Randazzo. Allora, vi faccio vedere lo strano caso dell'eruzione del 1764-65. Allora, esiste una sola fonte per questa eruzione che ha trovato il Sartorius von Waltershausen, che la pubblica nel suo opera postuma Il Deretta nel 1880, nel repertorio dell'archivio dei Benettini di Catania. Sono due righe però che descrivono chiaramente il fenomeno in cui nell'anno 1764 dal versante settentrionale sopra Randazzo fuoriuscì lava dalla montagna, spostandosi di 3 miglia in 18 mesi, quindi dà anche il periodo, quindi è un'eruzione di lunga durata. Le bocche non si sanno, non vengono indicate, comunque è un'eruzione che viene ad alta quota, sopra i 2500 metri di quota. La cosa interessante è questa, che in tutti i cataloghi pubblicati in quel periodo dai contemporanei, quello di Ferrara del Recupero, questa eruzione non è citata, cioè sostanzialmente non è stata mai seguita, non è stata mai rapportata. Però c'è una cosa strana, c'è questa bellissima incisione sull'astra di rame che è pubblicata sul il catalogo, sull'opera del Recupero, che vedete parla chiaramente dell'incendio dell'anno 1764
È una delle pochissime rappresentazioni che fanno vedere il versante settentrionale dell'Etna. Vedete, qui c'è il Randazzo, è straordinario proprio per questo, perché tutte le incisioni, tutte le iconografie dell'Etna sono tutte riprese da Catania, da sud, e vedete, mostra la bocca eruttiva con la nube di cenere nella zona alta del vulcano. Quindi siamo, che vi posso dire, fra diciamo Punta Lucia e la zona di Piano delle Concazze, comunque che torna perfettamente con quella che è la forma del Campo Lavio. Quello che colpisce è che questo disegno è all'interno del volume del recupero, che però non descrive questa eruzione. Quindi questo tanto per farvi capire come la confusione all'interno della storiografia e delle fonti storiche ha regnato sempre sovrano e ha creato una serie di interpretazioni errate nel tempo clamorose. E l'ultimo esempio clamoroso è questo, di un'altra eruzione scomparsa, non nota, nel territorio di Randazzo. Allora, sopra il Campo Lavico del 1764-65 c'è una fessura eruttiva ben sviluppata, che è questa qui che abbiamo chiamato Dagala dell'Orso, a orientamento est-ovest e poi ovest, nord-ovest e sud-est, che fa una colata lavica molto piccola di 3 km, che è sicuramente successiva al 1764-65, ma di cui non si ha nessuna informazione nelle fonti storiche, considerando che siamo sicuramente post 1764. Facciamo la datazione, e la datazione ci dice che è un'eruzione che è avvenuta intorno al 1850, però con un margine d'errore di 80 anni. Questo per dirvi che anche in epoca sostanzialmente contemporanea, eruzioni, questa qui per la forma del Campo Lavico, sicuramente è stata un'eruzione di breve durata, è stata un'eruzione di quelle che sono tipiche dell'Etna, che a volte durano anche meno di 24 ore, probabilmente avvenuta in un momento di brutto tempo. Sta di fatto che si era persa anche questa eruzione, ma stiamo parlando di 150 anni fa. Quindi questo diciamo per dirvi come in realtà la storia del territorio non si può ricostruire solamente da una disciplina, perché sennò il dato è totalmente parziale, ma deve essere un approccio a 360 gradi fortemente interdisciplinare, che è quello che ormai si fa da circa una ventina d'anni fortunatamente, che permette di avere un quadro complessivo di quella che è veramente la storia del territorio. E io con questo ho finito, grazie. Continuiamo con Vincenzo Crimi, figura autorevole e molto nota a Randazzo, perché per oltre 40 anni è stato un commissario superiore del Corpo Forestale della Regione Sicilia, autore di diverse pubblicazioni. Si può considerare il massimo divulgatore ambientalista e naturalista del territorio dell'Etna e delle sue valli fluviali. Abbiamo chiesto ad Enzo di raccontare il territorio naturale di Randazzo nella preistoria, quando questo territorio, dominato dall'Etna, era ancora vergine, ricco di corsi d'acqua, di lussureggianti foreste e di animali. Enzo Crimi. Grazie. Grazie e benvenuti in questa serata che vuole riaffermare un momento di cultura per, almeno per quanto riguarda il nostro territorio. Io credo che la cultura è l'elemento principale per un popolo civile. Mi collego a quanto illustrato dal dottor Branca a iniziare la mia relazione, mi auguro non sarà, come dire, che sarà gradita, e aiutandomi anche con la letteratura di settore, devo dire non sempre univoca, quindi anche nella questione vegetazionale non è sempre univoca la letteratura, soprattutto quando c'è molto tempo, che è passato molto tempo. Tenterò dunque di tracciare l'evoluzione naturalistica del territorio delle valli dell'Etna, quindi Valle Alcantara, Valle del Simeto, sin dalla preistoria, con la consapevolezza certo che il lungo periodo
non codificato e privo di riscontri tangibili spesso non permette di illuminare a fondo la tematica, tanto da poterla considerare completa e affermata. La storia naturalistica del territorio di Randazzo io credo incomincia con quella dell'Etna, e volendone esaminare ipoteticamente l'origine di quella storia, si dovrà prima conoscere l'origine di questa. In questo convegno stiamo discutendo dei primi abitatori del territorio di Randazzo. Ebbene, anche questa mia illustrazione è la storia, vuole essere la storia delle prime forme di vita vegetale che hanno abitato queste terre. Nel territorio etneo i beni naturalistici coesistono con il vulcano da oltre 500.000 anni, da quando i primordiali fenomeni naturali effusivi iniziavano a dare vita a quello che sarebbe diventato l'Etna, il più grande vulcano d'Europa. Il territorio di Randazzo, ad eccezione dei Monti Nebrodi, che come sappiamo hanno un'altra genesi, è stato in gran parte forgiato dalla potenza dell'Etna, che con le sue emissioni laviche ha creato nei millenni un ambiente ricco di grande suggestione geologica, paesaggistica e nel tempo anche naturalistica. Nel territorio etneo i beni naturalistici coesistono con il vulcano da oltre 500.000 anni, da quando i primordiali, credo che sono andato con un'altra diapositiva. Nel corso di questi lunghissimi millenni di attività eruttiva dell'Etna, tutto il paesaggio di queste terre è stato plasmato dalla lava, dalla cenere e dai gas, che inizialmente lo hanno reso desertico, desolato e naturalmente privo di vita. Ciò nonostante, dopo il caos vulcanico primordiale, la natura ha intrapreso lentamente il suo processo di vita e di conquista del territorio che ancora oggi è in itinere. Sappiamo che l'Etna è molto dinamica, quindi ancora oggi è in itinere. Insomma, la natura non si tira mai indietro di fronte a una sfida. Ha imparato ad adattarsi e sfruttare queste condizioni di vita precarie e risorgere sempre dalle sue polveri. Questo grazie alla presenza di un prezioso elemento naturale che conosciamo tutti, l'acqua, una sostanza adattabile all'origine di ogni esistenza di vita. Tutta la vita dipende dall'acqua ed in particolare da quella piovana. Per legge di natura, inesorabilmente continua a cadere dal cielo, come sappiamo, bagnando e introducendosi tra le antiche e millenarie cave superficiali e mutando il loro aspetto da aride lande in bellezze esaltanti. Io non riesco. Dunque, scusate, ma se c'era, ci doveva essere, ecco. È una continua lotta tra roccia e acqua che filtra attraverso i pori delle pietre laviche e dona vita ai licheni che vengono trasportati dal vento che li sparge su tutto il territorio e li lascia introdurre in ogni piccola cavità e fessurazione delle lave, così da formare il primo strato del suolo. Organismi molto semplici come muschi, licheni e le felci, che trattengono l'acqua un po' più a lungo, lentamente migliorano e risanano il terreno lavico in modo che possano germinare i primi semi che daranno vita alle prime piante arbustive ed arboree, che queste formeranno i primi nuclei forestali. I progressi naturali di nutrimento e riproduzione vegetale e i processi fotosintetici, soprattutto questi, certo hanno bisogno di secoli o migliaia di anni. È sempre la lotta, la stessa
lotta contro la dura roccia lavica, ma hanno permesso l'evoluzione vegetale. Come è accaduto per l'uomo, l'evoluzione della vita vegetale è partita da lontano, da molto lontano, come sappiamo, tassello dopo tassello, ha portato alla luce le attuali piante, quelle che oggi vediamo tutti i giorni, ognuna delle quali è perfettamente adattata a vivere nel proprio ambiente naturale e anche con le proprie diversità. Ha contribuito, insomma, al cambiamento di interi paesaggi. Le piante in principio sono solitarie, lo sappiamo, poi con il passare del tempo si evolvono, si caratterizzano una dopo l'altra, si uniscono per formare veri e propri boschi, il luogo di nascita di altre forme di vita vegetale e anche animale. Il loro obiettivo è quello di moltiplicarsi, colonizzare e dominare la nera crosta lavica sulla quale esse sono nate, divenendo componenti fondamentali di quasi tutti i suoi ambienti e diminuendo drasticamente la formazione di CO2 in atmosfera. Ma forse è meglio l'altro. Studi recenti hanno dato una visione d'insieme riguardo l'evoluzione espansiva climatica, vegetazionale e anche faunistica del territorio siciliano e dunque dell'Etna e dei Monti Nebrodi. Queste ricerche, che certo andrebbero ancora approfondite, non tutto è completo, ci dicono che la nostra isola raggiunse gradualmente il suo culmine circa 10.000-15.000 anni fa e forse ancora prima, quando era coperta al 90% di boschi e vegetazione minore che in seguito, nel corso dei secoli, purtroppo si assottigliarono drammaticamente a causa verosimilmente dell'impatto antropico. Quindi 15.000-20.000 anni fa la nostra isola, quindi anche il territorio dove ci troviamo adesso oggi noi, era coperto quasi per totale al 90%, pensate, di boschi e foreste. Poi pian piano, ahimè, tutto è incominciato a decrescere. Come sappiamo, sin dalla preistoria le piante hanno condizionato lo sviluppo di ogni forma di vita sul nostro pianeta e anche sul nostro territorio, esercitando nei millenni una grande influenza sul progresso dell'umanità. Come noto, lo sappiamo tutti, dalle piante si ricava una parte importante dell'alimentazione, si otteneva il legno per il fuoco, per le abitazioni, gli strumenti, si ottenevano le fibre per corde e vestiti e persino per essenze medicinali. Anche oggi le piante assolvono a questi compiti, nel loro insieme sono essenziali per mitigare i devastanti cambiamenti climatici che oramai sono una cosa attuale, come sappiamo e come leggiamo e come sentiamo in televisione o altro. In quei tempi il tipo di vegetazione preistorica presente sul nostro territorio era composto da veri e propri fossili viventi e cambiava ciclicamente a seconda dei fattori locali, come per esempio l'altitudine, come per esempio le precipitazioni, presenza di microclimi. Ormai è cosa certa che nelle aree più in quota, sopra i 1200 metri sul livello del mare e precisamente nelle regioni montane dell'Etna e dei Nebrodi, la vegetazione era presumibilmente costituita da foreste di faggio, frammiste alpino, querce e altre caducifoglie intercalati a formazioni arbustive. Nelle aree più interne, submontane, diciamo, la copertura arborea era caratterizzata da una forte prevalenza di querce. La querce è stata sempre la pianta madre del panorama mediterraneo. Nelle zone costiere si sviluppava invece la macchia mediterranea per trasformarsi, attenzione, per trasformarsi in seguito negli anni, verosimilmente a partire da circa 7.000 anni fa, avere e proprie foreste
di alberi sempreverdi. La macchia mediterranea, lo dico magari per chi non è molto addentrato nella vegetazione, la macchia mediterranea è una formazione vegetale rappresentativa del clima termo-mediterraneo. Termo-mediterraneo significa che noi la macchia mediterranea la troviamo in tutto l'arco mediterraneo, un po' ovunque, in qualsiasi regione. Ed è delineata, le piante principali sono il corbezzolo, il lentisco, tamarice, ginepro, erica, cisto, ginestra, rosmarino, euforbia e altri animali. Vedete, sono tante, è un complesso di piante che sono tipiche del paesaggio mediterraneo e quindi della macchia mediterranea. In queste aree costiere le piante sempreverdi, come dicevamo prima, resistettero sino a circa 2700 anni fa, quando avvenne la definitiva trasformazione sino ai giorni nostri in macchia mediterranea. Forse, come dicevo prima, a causa della forte pressione antropica. Voglio aggiungere che nel versante orientale della nostra isola la macchia mediterranea è alquanto regredita. Infatti ha una limitata distribuzione concentrata su alcuni sottobacini dell'Alcantara e rappresenta appena, pensate, appena il 3% della sua consistenza vegetazionale generale di bacino. Quindi possiamo dire che nelle nostre aree marginali, sui litorali, ecco, la macchia mediterranea non è molto accentuata. Tornando al periodo preistorico, i fiumi avevano un corso molto variabile, con piccoli canali intrecciati e alvei pietrosi, simili a quelli di montagna, a livello torrentizio per intenderci. Colonizzando la terraferma, le piante allora hanno progressivamente stabilizzato anche i corsi d'acqua, fino a conferirgli le forme che sono molto comuni ai giorni nostri. Anche il territorio fluviale dell'Alcantara allora era ben ricco di rigogliosa vegetazione, quali avevamo i plateni, avevamo gli aceri, i pioppi, olivastri e una rigogliosa vegetazione minore arbustiva e acquatica naturalmente. Questi insediamenti sono oggi di minore consistenza, ciò dovuto in particolare all'ampliamento della superficie agricola che include anche i vigneti e i pascoli. Sappiamo che sulle sponde dell'Alcantara, ad esempio, ormai sono tutti ortaggi, ci sono vigneti, quindi questo non ha fatto altro che delineare una carenza di specie vegetali arboree. Attualmente, questa è la parte un pochino più tragica, attualmente quel famoso 90% di cui vi avevo accennato prima, pian piano a partire dall'insediamento delle prime conosciute civiltà, si è ridotto drasticamente, ahimè, in parte per la progressiva riduzione delle precipitazioni, quindi il tempo, per l'aridificazione dei suoli, ma anche per gli incendi e per le colate laviche che nel territorio etneo, come sappiamo, sono abbastanza determinanti. Come dicevamo, a queste carenze influisce il forte impatto antropico dei primi consistenti insediamenti greci, avevamo detto a partire da 2700 anni fa, a seguire poi i romani, i bizantini e tutte le varie civiltà che nel corso dei secoli, come sappiamo, si erano installati soprattutto lungo l'Alcantara ai fini agricoli e di allevamento, cioè avevano la necessità, si installavano perché c'era l'acqua, come sappiamo, in agricoli, di allevamento, ma anche per l'abbondanza appunto di acque e boschi. Dunque, legname che utilizzavano sia per scopi, per usi civili, ma anche per usi bellici. Insomma, la presenza umana sembra essere stato il fattore principale del modellamento, non sempre, diciamo, aggiungo io, non sempre benefico dell'attuale distribuzione della vegetazione in Sicilia.
Dobbiamo dire che queste massicce deforestazioni sono state, e purtroppo lo sono anche oggi, una piaga globale e comunque furono certamente i presupposti principali del cambiamento del paesaggio e della vegetazione, perché, come dicevamo prima, apportarono robusti mutamenti e deleterie conseguenze agli habitat di tutto il mondo. Mi viene in mente pensare all'Amazzonia, lo vediamo tutti i giorni, lo leggiamo sui giornali, in televisione, il polmone verde del nostro pianeta, oggi preso d'assalto dalle multinazionali del legno, responsabili della scomparsa delle foreste pluviali e della degradazione degli ecosistemi naturali. Quindi le deforestazioni portano scombussolamento al territorio. Io penso che senza l'intervento dell'uomo nel corso dei secoli, l'aspetto della vegetazione della nostra isola sarebbe in generale molto diversa. E ancora, in modo sostanziale, caratterizzato dalla presenza di boschi e foreste che si estendevano sino al mare, come abbiamo detto poc'anzi. Vi do qualche notizia interessante. Secondo l'inventario forestale della regione siciliana, curato dal Corpo Forestale Regionale, oggi le aree boscate coprono mediamente solo circa il 20%. Su tutto il territorio regionale. Fortunatamente dobbiamo anche aggiungere che il trend è in risalita, quindi sono quel famoso 90% di copertura arborea, ormai è un ricordo. Sono circa 512.000 ettari le aree boscate siciliane, pari a un totale sommario di circa 390 milioni di alberi, ovvero 760 alberi per ettaro che ricoprono l'intero suolo siciliano. Pensate, abbiamo circa 80 alberi per abitante. Dopo le gravi perdite di biodiversità del periodo post-industriale, avvenute, come sappiamo, a causa delle attività umane, perché poi è sempre l'uomo che influisce, dunque cambiamenti climatici, inquinamento, deforestazione, incendi, agricoltura non sostenibile. Per come emerge dall'ultimo inventario nazionale forestale, attualmente il patrimonio forestale italiano è in forte espansione di circa 600.000 ettari. In Italia ci sono un totale di circa 13 miliardi di alberi, mentre nel 2005 gli alberi erano 12 miliardi. Il territorio di Randazzo, grazie ai piani di rimboschimento pubblici, ma anche a una sensibilità, lo dobbiamo dire, a una sensibilità ambientale più progredita, detiene oggi una copertura arborea totale di circa 9.000 ettari, superiore alla media nazionale. Questi boschi nostrani sono ricadenti quasi per intero all'interno delle aree protette e circa 6.000 ettari di questi boschi sono di proprietà pubblica e oltre 2.500 ettari sono coltivati a fustaie. La tipologia più irrilevante dei boschi che abbiamo nel territorio di Randazzo è composta da querceti montani per circa 1.500 ettari. Attualmente, vi do anche una notizia relativamente alla fauna, attualmente, malgrado il forte prelievo e impoverimento che abbiamo avuto nel passato, anche la fauna che abbiamo su questo territorio può considerarsi molto accresciuta e ben distribuita, perché è importante che ci sia l'equilibrio tra la distribuzione e la presenza. Infatti si sta ricostituendo l'equilibrio naturale. Secondo studiosi illustri di settore, nei secoli scorsi vivevano all'interno dei nostri boschi persino, pensate, lupi, lontre, cervi, caprioli, cinghiali, daini e grifoni. Adesso i grifoni
sulle parti, sulle zone alte dell'Alcantara non è difficile incontrarle, perché sono stati reinseriti con un progetto nel 1990 sul parco dei Nebrodi. Quindi nel territorio dei Nebrodi di Randazzo è possibile che si possano avvistare anche questi superbi veleggiatori, che sono animali che si nutrono soltanto di carcasse di altri animali. Nel Paleolitico, pensate, tra gli altri vivevano anche animali come l'ippopotamo e l'elefante nano, certamente ormai sono estinti. Aggiungo che in modo uniforme e variabile le presenze faunistiche e botaniche sono oggi costituite dalle tipologie biologiche che rappresentano un po' tutta la biodiversità che è tipica e comune in tutto il bacino mediterraneo. Queste dotazioni che abbiamo nel nostro territorio contribuiscono a fare delle valli dell'Etna degli ecosistemi veramente importanti, tant'è che si trovano all'interno di tre aree protette: il parco dell'Etna, il parco dei Nebrodi e il parco del parco fluviale del fiume Alcantara. Insomma, ci troviamo a gestire una ricchezza naturalistica che è della collettività, quindi di tutti noi, che certamente va difesa costantemente dalle insidie che non di rado la minacciano. Concludo ricordando che amare la natura come espressione di questi territori non deve essere semplicemente una passione emozionale o una tendenza massiva momentanea, e nemmeno basta una fruizione per puro svago o appagamento dello spirito. Adesso oggi è di moda l'appagamento dello spirito immergendosi nella natura. Io credo che il rapporto con la madre natura deve essere sincero ed in particolare proteso alla sua salvaguardia, valorizzazione e diffusione ecosostenibile. Sempre. Vi ringrazio per l'attenzione, scusate questo piccolo problema che abbiamo avuto. Grazie Enzo Crimi. Adesso passiamo con il maestro liutaio Giuseppe Severini, dirige da 30 anni la Casa della Musica e della Liuteria Medievale di Randazzo. Nel suo laboratorio, allestito in un edificio medievale, realizza strumenti musicali antichi ed espone più di 50 strumenti musicali. Di fatto è un laboratorio vivente che attrae numerosi visitatori ogni anno. Grazie al maestro faremo un viaggio musicale nel tempo, quando gli uomini preistorici iniziarono a trasformare gli oggetti naturali in strumenti musicali, come ad esempio il flauto di osso. Prego maestro. Grazie agli organizzatori per avermi invitato e a tutti i presenti per l'attenzione con cui vorranno ascoltarmi. Vedo che ci sono tanti bambini, mi fa molto piacere, ragazzi, bambini, e io la dedico soprattutto a loro questa mia comunicazione, senza voler levare niente agli altri, perché tratterò di un argomento che è il suono, la musica. Ovviamente dal suono alla musica c'è un bel passaggio, i suoni sono dappertutto, la musica è un linguaggio. Ora, siccome noi parliamo del territorio, ci chiediamo se nel territorio sono stati ritrovati degli strumenti musicali primitivi, preistorici. Ma purtroppo no. Il rinvenimento di questi strumenti musicali così antichi è un evento rarissimo, è difficile trovarli e se ne sono trovati pochi in tutta Europa. Il più antico strumento musicale che conosciamo è uno strumento comunissimo che ancora oggi si usa nelle scuole, solo che oggi è fatto di plastica, e che è il flauto. I nostri antenati, e parliamo dei nostri antenati diretti, erano proprio come noi, Homo sapiens, usavano l'osso, degli ossicini che bucavano per fare i loro strumenti musicali. Ma questo è una grande conquista che fa
Homo sapiens. Forse Neanderthal, che era un nostro parente un po' più antico, aveva anche tentato di fare qualche strumento musicale, ma non ne siamo sicuri, perché dipendiamo dai ritrovamenti. Senza ritrovamenti noi possiamo immaginare quello che vogliamo. E non è difficile però, perché se vogliamo ricostruire la sensibilità acustica dell'uomo, beh, non è impossibile. E noi siamo, abbiamo tutta l'eredità della preistoria. Per esempio, il suono collettivo, perché ci sono suoni individuali e suoni collettivi. I suoni principali più antichi sono i suoni del corpo, e il più antico, lo suono collettivo, lo abbiamo mantenuto fino a oggi, e lo abbiamo fatto tante volte stasera. Quando applaudiamo è il suono preistorico, il suono primitivo più antico del mondo. Ma poi ci sono altri oggetti, ogni tanto lascerò il microfono per farvi vedere degli oggetti naturali da cui prende spunto l'uomo per creare i suoni. Per esempio le conchiglie. Ecco, vi faccio vedere la conchiglia, anche nei ristoranti si trovano, e a un certo punto questa conchiglia può essere usata per suonare in modo molto semplice. Quindi le nacchere derivano da questo, eppure sono delle semplici conchiglie trovate sulla spiaggia. Poi, per avvicinarci di più al nostro argomento, cioè il linguaggio, la formazione di un linguaggio. Il linguaggio vuol dire che tu non hai soltanto questi suoni, hai qualcosa di più, hai una scelta di suoni che tu metti uno vicino all'altro. Troviamo degli oggetti naturali molto interessanti, anche se sono semplicissimi. Per esempio, i corni. Questo è un corno, non è preistorico, sembra una cosa proprio super antica, ma non lo è. È un corno africano attuale. E se io lo trovo, posso provare a modificarlo un po'. Cioè gli taglio la punta, gli faccio un buchetto e poi provo a suonare e vediamo cosa esce. Vedete, non c'è bisogno di microfoni, no? Nella preistoria infatti non c'erano, e abbiamo un suono, un solo suono, che otteniamo con una vibrazione della punta delle labbra, come sarebbe una pernacchia, però in realtà il corno la trasforma. Poi ci sono corni grandi e corni piccoli, come questo. Aiutandomi con le dita riesco a fare anche qualche suono in più, quindi da un suono solo cominciamo ad arrivare a due. Poi un altro oggetto naturale che può avere suggerito agli uomini una diversità, una varietà di suoni, è la conchiglia. Attraverso le conchiglie si possono ottenere i suoni armonici principali, no? Sempre con la stessa tecnica che si usa nel corno. Ovviamente anche qui abbiamo conchiglie grandi, conchiglie piccole e quindi suoni di diversa altezza, diciamo noi. Sentiamo cosa esce da questa. Sentite che da questa semplice conchiglia possono uscire fuori tre suoni, volendo se ne potrebbero fare anche di più, che a seconda della pressione che io faccio salgono di tono, di altezza. Ora, questi però non sono strumenti musicali, anche una conchiglia piccola mi permette di fare delle note, e ora vi faccio sentire come. Quindi
aiutandomi con le mani io posso fare dei suoni in più, no? Oltre che quelli che riesco a ottenere con le labbra. Queste conchiglie si trovano, la più antica di queste conchiglie è stata ritrovata in Francia e ha 18.000 anni, nel senso che già era tagliata per suonare. 18.000 anni, ma in realtà dobbiamo arrivare adesso a una forma musicale che è quella rappresentata dal flauto, che è più avanti. Non è usare soltanto degli oggetti in modo fantasioso, è creare il proprio strumento musicale. Però questo presuppone un salto qualitativo, cioè tu devi averlo già nella tua mente quello che vuoi fare, non è solo fare una conchiglia e imparare a usarla. E allora dobbiamo capire, metterci un po' nella mente degli uomini preistorici, di qualcuno che ha avuto per primo il pensiero musicale. Lo strumento musicale è il riflesso di un pensiero. Il linguaggio non c'è se non c'è prima un pensiero, ed è vero anche che il linguaggio poi influenza il pensiero, infatti noi pensiamo attraverso delle parole in realtà, no? Attraverso il linguaggio, ma il linguaggio verbale, il linguaggio pittorico che nasce nello stesso periodo dei flauti di osso non ha a che vedere con questo, ha a che vedere con la sensibilità ai colori. Allora nascono prima le pitture degli uomini preistorici nelle grotte o i colori? Loro avranno scoperto i colori prima, no? Che avevano visto che c'erano materie coloranti, e poi qualcuno avrà pensato di fare la pittura. E questo avviene circa 30-35 mila anni fa, lo stesso periodo in cui a qualcuno viene in mente di costruire questo strumento, che è il flauto di osso. Ovviamente è un pezzo di osso con dei fori, 4 o 5, e se ne sono trovati tanti, Germania, Francia, Spagna. Sentiamo un po' che cosa succede. Posso fare tanti, tanti suoni con cinque fori, e questo secondo la diteggiatura che uso, secondo la mia fantasia. Posso imitare il trillo degli uccelli, ma questo presuppone che io ci abbia pensato prima di fare questa cosa. L'esperienza nasce da un osso normale, io questo l'ho trovato in strada a Randazzo, mentre facevano i lavori del rifacimento del selciato. A un certo punto vedo un osso vecchio che era spaccato e ho provato a usarlo. Guardate che suona. Non tanto bene, infatti questo non è uno strumento, era un osso, però dall'osso si possono ricavare poi i flauti con un po' più di accorgimento. Alcuni studiosi dicono non è questo lo strumento più antico in realtà, lo strumento musicale più antico, questo è quello che ci è rimasto perché è fatto di osso, ma lo strumento più antico è forse quello del mito greco, cioè questo, il flauto di Pan. Però questo non è stato mai ritrovato, né dalle nostre parti, né in nessun posto del mondo, perché essendo fatto di canne non può durare più di qualche decennio nel terreno. Quindi figuriamoci 30.000 anni. Ma alcuni dicono che questo è il più antico. Come si realizza? Si prendono dei tubi, che sono le canne, chiusi da un lato con il loro nodo naturale, dall'altra parte sono aperti. E chiunque avrà provato a soffiarci dentro e trova che si può fare una scala musicale. Thank you.
Quindi questo semplicissimo suono, perché non sono altro che delle cannucce attaccate l'una all'altra, però con un'intenzione. Io voglio fare questa musica, voglio sentire questi suoni. Se non mi piacciono, lo poso, vado a tagliare delle altre canne con diverse lunghezze e otterrò quello che io desidero. Quindi questo è il passaggio dall'oggetto naturale allo strumento musicale, che se può nascere in questa forma, con ogni nota è rappresentata da una canna, e noi passiamo a questo che è la sintesi di questo, perché da un solo tubo, da un solo osso, attraverso i fori, io posso sintetizzare questo facendolo con un solo oggetto, grazie ai fori, perché quando sono tutti chiusi è come se avessi il tubo lungo, quando sono tutti aperti ho quello piccolo, no? Perché si accorcia la parte vibrante dell'aria. Dunque, questo è, chi ha inventato queste cose? I nostri antenati. Qui dal nostro territorio si usavano questi strumenti? Molto probabilmente sì, magari un giorno qualcuno li ritroverà, magari voi. Grazie. Grazie maestro Giuseppe Severini. Adesso passiamo a Francesco Pirina, un archeologo che ha operato nella sua lunga carriera di dirigente tecnico della Sovrintendenza ai beni culturali di Catania, nel territorio dell'Etna e nella Valle Alcantara. Ha studiato diverse grotte antropizzate dell'Etna, come quella di Contrada Marca e delle Femmine, raccogliendo nelle campagne di scavo di via Marconi, nel quartiere Santa Maria, proprio qui vicino, preziose tracce della presenza di popolazioni primitive del territorio di Randazzo. Un'altra testimonianza è il Pitos Castellucciano, rinvenuto in Contrada Donna Bianca, a Quota 1000, ricomposto e custodito nel Museo Civico Paolo Vagliasindi. Abbiamo chiesto al nostro archeologo di raccontarci la preistoria nel territorio di Randazzo e nella Valle Alcantara. Grazie. Sì. Naturalmente dovremo un po' dare, perché in realtà è un discorso lungo e non potremo coprire tutto il territorio. Io mi sono concentrato un po' sul territorio sulla media valle, Randazzo e i dintorni. Naturalmente bisogna dire qualche cosa in generale, bisognerebbe prima capire come dividiamo noi, cosa intendiamo per preistoria. Ben inteso, intendiamo tutto il periodo, convenzionalmente si dice prima dell'invenzione della scrittura, comunque quello in cui non c'è una struttura ancora organizzata, precisa, con alcuni elementi tipici della civiltà. E notoriamente, dico ai ragazzi poi che sono presenti, che lo sapranno, l'avranno già studiato, si comincia con un periodo che è il paleolitico, molto antico, di centinaia di migliaia di anni. Noi abbiamo messo soltanto qua all'inizio il paleolitico superiore, l'ultima fase, a partire dai 18.000 anni. E poi si procede col neolitico, con le sue varie fasi, l'età del rame, l'età del bronzo, fino ad arrivare all'età del ferro, che qui per noi finisce quando arrivano i coloni greci. Ecco, tanto per intenderci. Naturalmente, dopo quello che vi ha spiegato il dottore Branca e quello che è stato spiegato dal commissario Crimi, è ovvio che un territorio che è stato proprio sconvolto geologicamente nei periodi più antichi, addirittura con lo spostamento del fiume e poi tutte le successive colate laviche, soprattutto nei periodi appunto per alcune migliaia di anni fa, non può avere testimonianze molto antiche. Cioè paleolitico sull'Etna è praticamente impossibile trovarne, mentre qualcosa si trova, anzi anche di più, si trova nella bassa valle del Simeto, che diciamo sui terrazzi, perché si tratta di altri terreni che non hanno avuto di queste trasformazioni. Quindi noi cominceremo praticamente, ecco, questo è il territorio del quale più o meno ci occupiamo.
Stiamo parlando della zona compresa più o meno tra Castiglione e Maletto e la media valle dell'Alcantara e la parte dell'Etna che vi corrisponde. Abbiamo elencato tutti i siti che hanno dato, che noi conosciamo, non parleremo di tutti naturalmente, ma sono tutte le testimonianze che noi abbiamo, tutti questi pallini rossi che vedete vanno dalle valle dell'Alcantara alla valle del Simeto, alla zona di Randazzo e alle pendici medie e alte dell'Etna, che è la cosa più insolita appunto di cui vi accennava poco fa il professore Carmeni, quelle novità di cui più o meno mi è capitato di occuparmi. Se cominciamo, allora noi possiamo cominciare a parlare di qualcosa del Neolitico, tanto per così a livello scolastico cosa vuol dire? Siamo più o meno, comincia ormai, si vede intorno anche un po' prima del 6000 avanti Cristo e convenzionalmente finisce al 4000-3500 avanti Cristo. Si diffondono agricoltura ed allevamento su base però familiare, di piccolo villaggio, prima probabilmente sulla costa, poi via via nelle aree interne. Per esempio a Naxos noi sappiamo che il Neolitico c'è senz'altro. Trovato negli strati più bassi, si sono trovate tracce forse di capanne, si sono trovate comunque dei vasi del Neolitico, della fase media. E viene in questo periodo è stata inventata la ceramica, che viene, è qualcosa che rimane, quindi noi la troviamo negli scavi, è proprio l'oggetto più facile da trovare per le fasi della preistoria, assieme agli strumenti di pietra, ben inteso. E naturalmente all'interno del Neolitico noi distinguiamo diverse fasi, che non sto qui in Sicilia, che prendono in genere, qua non stiamo parlando di Sicani, Siculi, questi sono discorsi in realtà ormai un po' lascio nel tempo che trovano in un certo senso, comunque riguardano epoche più recenti. Noi parliamo di fasi culturali, di facies, come si dice con termine latino, e che prendono il nome per lo più da una località della Sicilia dove furono trovati la prima volta. E voi sentirete parlare magari a volte ceramica di Stendinello, ceramica di Serra d'Alto, ceramica di Diana, sono tutti nomi convenzionali, noi non andremo troppo nei dettagli. Queste basi culturali spesso sono caratterizzate da differenze nell'uso dello strumentario e del vasellame. I tipi più antichi di ceramica sono quelli decorati con solchi, incisioni e impressioni nell'argilla, però poi compaiono anche quelle dipinte. Ora, cosa abbiamo da queste parti? Allora, i frammenti più antichi trovati finora nel territorio non vengono proprio dalla città del Randazzo, anche se qualcosa è stato trovato in città. Questi che vi faccio vedere vengono da alcune grotte della zona di Balze Soprane, Tartaraci, cioè quella sella di cui si parlava, invasa da antiche lave dell'Ellittico, che un ambiente particolarissimo dove sono conservate queste lave quasi nude, con poca vegetazione, che attraversate dall'acqua nel periodo primaverile, l'avrete vista, le favare sotto Maletto naturalmente, un ambiente molto interessante, che è molto adatto per l'allevamento, ma anche se vogliamo per alcune forme di agricoltura in realtà. E in alcune grotte sono stati trovati questi frammenti. Ecco, questo, quando vi parlavo di ceramica, quando vi parlavo di ceramica così decorata con queste impressioni, con punzoni, fatte questa la ceramica tipo Stendinello, contemporaneamente già esiste questa bellissima e non comune ceramica dipinta a fiamme e questa ceramica tricromica. Queste vengono rispettivamente, questi frammenti, dalla grotta Tartaraci, questi qua, e questi due contemporanei, in realtà anche se sono di tipo diverso, da una grotta oggi non più accessibile, proprio nella zona di Balza Soprane, vicino alla grotta di Maniace, proprio dove finisce il promontorio di lava, dove il banco di lava scende nella valle del Simeto. Sembra Balze Soprane, abbiamo però fatto una scoperta anni fa quando si fece il metanodotto, una scoperta importantissima, cioè quella di una piccola necropoli, cioè di un insieme di tombe singole ma aggregate assieme, che dimostravano proprio che c'era un modo, si viveva lì probabilmente, non sappiamo se un insediamento stabile, ma comunque si seppelliva l'uno vicino all'altro. Sono i primi casi di sepolture messe tutte assieme, che non è comune nelle fasi più antiche. Questa necropoli, tra l'altro conservata molto bene, come vedete, è stata trovata durante i lavori per la posa dell'ultimo metanodotto nel 2006. E ecco, uno scheletro accanto, vedete, venivano deposti dei vasi,
E questi sono, questo è uno di, questo viene dall'altra tomba, non da questa qui, questi sono vasi di una fase che noi chiamiamo fase di Diana, perché fu trovata la prima volta a Lipari, nella contrada Diana, studiata e definita così da Bernabò Brea, ma si trova fino alla Puglia, tanto per intenderci, cioè in questo periodo la Sicilia fa parte di una comunità, di una coinè culturale che interessa anche l'Italia meridionale, quindi è una cultura diffusa, più o meno queste popolazioni hanno modi simili di fabbricare strumenti, di vivere, di seppellire. E quelle caratteristiche sono, che vedete, queste vengono sempre da lì vicino, sono le classiche anse dei vasi, cioè i manici, se vogliamo essere così, più esprimerci in maniera più comprensibile, che ornano spesso questi vasi. E finora nella zona di Randazzo dell'Alcantara, cosa strana, di Neolitico si è trovato pochissimo oltre che queste qua. Allora, recentemente, non ho le foto ma ve lo posso dire, negli anni scorsi qualche frammento è stato trovato vicino Castiglione, proprio vicino non lontano dall'Alcantara, quindi quasi al confine con Randazzo, e anzi di questo tipo sono state ritrovate, sempre casualmente, costruendo delle serre, nella contrada San Teodoro, che ricade nel territorio di Randazzo. Quindi si tratta di piccoli indizi che però ci dimostrano che in realtà la Valle dell'Alcantara non doveva essere spopolata nel Neolitico, come sembrerebbe. Cioè, mentre la Valle del Simeto è conosciuta, ci sono un sacco di ritrovamenti a Valle di Adrano, di Biancavini, un po' tutta la Valle, Paternò poi non ne parliamo. La Valle dell'Alcantara è strano, onestamente, dico, ha avuto vicissitudini, ma da un certo punto in poi l'ha trovato il suo corso, il fiume si è scavato le sue gole, insomma non si è mosso più da lì. Con tutto ciò non ci sono stati ritrovamenti. Secondo me questo in parte dipende anche da carenza di ricerche, cioè non si è cercato, non si è visto bene, non sono state notate, qualcosa ci deve essere, e quindi ne abbiamo le prime prove, come dicevo. Ecco, dove sono state trovate, ecco, faccio vedere dove vedete la freccia, la freccia azzurra, questa è la contrada San Teodoro, giusto? Mentre l'altro frammento, quello impresso, viene da qui, dalla zona della Cuba di Santa Domenica di Castiglione. Quindi questa è l'Alcantara, come vedete qualche ritrovamento si trova, anzi scusate, esattamente l'altro è qui e questo è San Teodoro. Andiamo avanti. Dal Neolitico si passa all'età del rame, no? Cioè non è che all'improvviso si vede arrivare tutti gli strumenti fatti di rame, no, comincia a diffondersi il metallo, in realtà comincia anche alla fine del Neolitico nel resto dell'Italia. Qui ce n'è poco metallo perché la Sicilia non è ricca di metallo, quel poco che c'è, insomma, naturalmente gli strumenti vengono conservati, riutilizzati, se ne trovano pochi negli scavi, non c'è ancora, è ancora una civiltà anche in quella che noi chiamiamo età del rame, principalmente basata sull'uso della pietra scheggiata o levigata. E secondariamente con qualche strumento di rame, di lame, piuttosto sottili, eccetera. Allora, un pochino qua non è come prima nella fase di Diana, che è tutto uguale. Ci sono diversi aspetti culturali anche nella stessa Sicilia, prendo il nome da varie località, hanno diversi tipi di ceramica che magari si incrociano, però diciamo abbiamo ambiti un po' diversi. Si usa ancora molto nella zona, soprattutto qui, e l'abbiamo avuto la prova a Marca, si usa moltissimo l'ossidiana. Tra le pietre vulcaniche, l'ossidiana tipica delle Eolie, ma c'è anche a Pantelleria, c'è in altre isole del Mediterraneo, ma soprattutto quella di Pantelleria, viene esportata in tutta la fase di Diana un po' dappertutto nel Mediterraneo, nel Tirreno e in Sicilia, nelle isole vicine, ma poi continua a essere usata anche in tutta l'età del rame, soprattutto nel versante settentrionale dell'Etna, cioè noi abbiamo la prova che qui è legato culturalmente più all'area del Messinese. Un'altra cosa importante dell'età del rame, che segna un distacco rispetto al Neolitico, dove avete visto quelle tombe singole, e che si comincia a seppellire assieme, cioè si formano sepolcri collettivi, perché evidentemente il concetto di famiglia, di discendenza, quindi di un capo originario, di un antenato, prende il sopravvento, quindi si tende a mettere assieme, magari si seppelliscono, poi le ossa dopo qualche tempo vengono prese, raccolte, messe assieme in un sepolcro, quindi queste sepolture collettive sono diffuse. In altre zone della Sicilia si scavano delle grotticelle anche nel suolo, dei pozzetti, eccetera. In altre si usano le grotte, e sull'Etna naturalmente si usano le grotte, che sono molte e diffuse. Ecco, naturalmente non si frequentano solo per questo le grotte, però si usano molto adesso per questi seppellimenti. E appunto
una, come dice, io, mi diceva il professore, diceva, sono occupato di grotte, ma a volte è anche il caso che ci porta all'inizio della mia carriera in sovrintendenza. Mi capitò proprio, vabbè, mi occupavo un po' di grotte da giovane per altri motivi, così mi ci infilavo dentro per diletto più che altro. Mi capitò nei primi anni di servizio in sovrintendenza all'inizio che venisse sempre per la costruzione di un ramo di metanodotto, venisse scoperchiata una galleria lavica in contrada Marca di Castiglione, sarebbe sotto il paese di Castiglione, tra Castiglione e Francavilla, vicino alla chiesetta medievale di San Nicola e vicino a una cartiera che ancora funziona, che io sappia. Bene, lo scavatore fece saltare l'estremità di questa galleria, cioè sotto c'era la grotta, e questa parte della grotta, che doveva essere la parte estrema, perché il resto della grotta era stato già distrutto da un altro ramo del metanodotto e non se n'era accorto nessuno, questa parte venne scoperchiata e qua dentro si trovarono ancora dei vasi. Poi scavammo, si trovammo 4 vasi interi e altri frammentari, e si trovò parecchio materiale, e soprattutto all'interno si vide che c'era tutto, le foto sono vecchie foto purtroppo non ben conservate, soprattutto perché erano fatte al buio, c'era tutto uno strato sotto il fango di sepolture, di ossa messe assieme di diversi individui, non nella loro posizione originaria, quindi erano state raccolte tipo ossario, diciamo, oggetto forse di qualche rito, ma appunto accanto c'erano delle offerte di vasi, ne abbiamo trovate alcune, queste sono, questa per esempio è una tazza che è stata restaurata perfettamente. Poi soprattutto c'erano, ecco, quella a destra la tazza, e poi questa era una specie di ciotola fonda e questa particolare brocca. Poi in un secondo momento è stata rintracciata quest'altra, che veramente era stata sottratta al momento della scoperta, poi ce l'hanno riportata. Vabbè, e, ecco, queste sono queste vasi a fondo rosso con decorazioni così nere che si vedono e non si vedono, segnano un po' la fine di quella che è della Terrame. Siamo, tanto per intenderci, intorno al 2400, 2300, 2200 avanti Cristo, ecco, tanto per capire. Questa è tutta la zona dove c'erano le ossa, fin dove l'abbiamo scavata, e poi ci sono disegni di vasi, cose, sezioni, cose simili. Questo tipo di anse, per esempio, sono tipiche dell'ultima fase dell'età del rame. Orbene, scamando nel centro di Randazzo, grazie ai volontari di Sicilia Antica, qualche anno dopo, proprio in via De Lanza, anzi proprio in via Marconi, lì accanto nel piccolo slargo che vi si trova, fu rintracciato, sia pure molto mal ridotto, perché chiaramente siamo in ambito urbano, quindi fognature, sottoservizi, di tutto, è ovvio, nelle strade è così, si trovarono una serie di frammenti, i quali sono perfettamente, queste sono perfettamente simili, queste pure simili, e ci sono anche un'altra classe di ceramica scura, solcature, che è perfettamente uguale. Quindi si dimostra che lungo la sponda dell'Alcantara, tra sia Marca che nel centro di Randazzo, qua proprio siamo in pieno centro, poi si trovò un'ascia, martello, un'ascia di pietra, eccetera, c'è lo stesso tipo di cultura materiale. Siamo quindi nella tarda età del rame, media tarda età del rame, nel terzo millennio avanti Cristo, e quindi Randazzo già dimostra di essere, come dire, rientrante in quest'ambito. Da un certo punto in poi noi parliamo già di età del bronzo antico, anche qui metallo ce n'è non molto, ma c'è, si cominciano le prime leghe di rame con l'arsenico, poi passerà allo stagno, eccetera, ma soprattutto c'è un altro momento unitario un po' di tutta la Sicilia orientale, quella che si chiama la cultura di Castelluccio, adesso vi faccio vedere il tipo dei vasi, quindi villaggi dappertutto magari si spostano, ma ci sono, un'economia già differenziata, si cominciano probabilmente, si è visto, non ci si credeva prima, ma si è visto che probabilmente si comincia anche a produrre olio, e si cominciano a sfruttare i vari ambienti, forse anche perché questo qua, appunto, se ne potrebbe parlare, forse perché verso il 2200 si ha una prima crisi climatica di aridità che investe questa zona della Sicilia, si è calcolato, quindi è necessario anche spostarsi, sfruttare di più altri ambienti, magari appunto quelli di alta quota, dei pascoli, che per me dove c'è una maggiore umidità, dove si possono trovare altre risorse, e quindi si trovano insediamenti su tutta la collina dell'Etna e anche fino in montagna. Di conseguenza le grotte che venivano già usate vengono ancora più spesso utilizzate, spesso c'è il villaggetto e accanto c'è la capanna, e poi accanto troviamo la grotta dove
o si facevano lavorazioni o si conservavano le provviste o si, più comunemente si seppellivano i morti di quella comunità, di quel villaggio. E altrimenti servivano le quote più alte, naturalmente come rifugio temporaneo. Questo per farvi capire qual è, quando noi parliamo di ceramica castellucciana, ecco questa qui, tanto per intenderci. E, questa è ancora una forma forse della fase un po' più antica, perché è proprio come quella che abbiamo visto a Marca, ma siamo lì, cent'anni prima, cent'anni dopo. Sono queste caratteristiche bellissime ceramiche decorate in nero su fondo rosso, rossastro, giallino. Alcune di queste le ho trovate io quasi. E andiamo avanti. Allora, sul versante settentrionale dell'Etna, quindi, le grotte vengono occupate e ce ne sono dappertutto, tutto il territorio di Castiglione, che perché naturalmente questo lo dobbiamo dire, non vi ho fatto vedere una carta apposita, giustamente mi faceva notare il dottore Branca, ma l'abbiamo fatta assieme. Ovvio, dove si possono trovare queste grotte abitate dall'uomo? Dove non ci sono lave più recenti di questo periodo, che non sono moltissime, ma adesso, grazie alla carta che è stata fatta proprio alle datazioni su larga scala di tutte le colate che sono state fatte dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, adesso noi lo sappiamo dove le possiamo trovare, e dove le potremmo trovare le troviamo effettivamente. Così è successo che si diceva a Randazzo ci sono dei grandi, a Bronte ci sono grandi vuoti, certo, lave del 1600, a Randazzo pure ci sono vuoti, però dove invece non c'è la lava il vuoto viene colmato. E così è successo di recente che noi avevamo un caso unico, che era di una grotta a quota molto alta, che era la grotta delle femmine di Castiglione. Adesso ne è stata trovata un'altra a Randazzo. Vediamo un attimo. Grotta delle femmine, ecco, vedete qua l'ambiente descritto dal commissario Crimi. Cioè, e siamo nel mezzo di un bosco di querce al confine con la querce e pini, siamo a 1610 metri di quota. Lì c'è questa grotta, che anche un po' difficiletta di accesso, si scende da questo pozzetto, quando ero più giovane ci scendevo con facilità, e all'interno, addirittura all'interno, qua adesso non è segnato, ma qua c'è un tronco che riceve, non ho messo la foto, che ci misero i pastori per raccogliere lo stillicidio dell'acqua, quindi una cosa importantissima sull'Etna, anche proprio per bere un po' d'acqua bisogna entrare nella grotta. E quando ci sono entrato ancora si vedevano le tracce di un focolare sicuramente preistorico, con questi frammenti bruciacchiati, dei quali ne erano state raccolte altre da speleologi. Questi li ho raccolti io, sono frammenti, sicuramente, se li vedete bene, non lo so, la diapositiva è un po' cattiva, la feci io molti anni fa, e che sono frammenti con quelle decorazioni in nero sul collo, vedete, di un bicchiere, un frammento di decorazione in nero che appartengono a questa fase databile dopo il 2000 avanti Cristo, non diciamo esattamente quando. Quindi questa è la grotta delle femmine. Adesso ecco qua, grazie a dei bravi speleologi che non si sono limitati a entrare alle grotte ma si sono accorti che c'era qualcosa, in questa fascia, in questa colata che risale appunto al periodo che dicevamo 15.000-3.900 anni, datazione generale, si è visto, questo in mezzo a un bel ginestreto, boscaglia, qui sono in comune di Randazzo, questa grotta, non giurerei che il nome sia esatto, perché il nome è stato dato da un turista straniero e l'ho visto scritto in 10 modi diversi finora, ancora non siamo riusciti a capire qual è il nome ufficiale effettivo. Comunque sul pavimento, vedete, si trovano questi frammenti, eccoli qua, ecco qua. Quindi questa grotta, un ingresso nascosto in mezzo al bosco, evidentemente serviva come, non credo per tenerci le pecore dentro, serviva a qualcuno che sul bosco ci saliva per fare, ma per accompagnare un po' di bestiame che saliva dalle basse quote a quelle alte, perché dove appunto come tuttora si pascola, perché si trova l'erba adatta anche in estate. E poi immaginiamo per sfruttare altri prodotti del bosco, per esempio una cosa che si è capita è che forse resine venivano sfruttate anche nella preistoria, perché un frammento di vaso incollato preistorica alla piana di Catania risulta incollato probabilmente con un mastice fatto con la resina di betulla, dove le andavano a pescare qua sopra. E andiamo avanti, un altro ritrovamento strano, sempre che dimostra come a cercare bene, o se qualcuno ce l'ha fatto trovare, le cose si trovano. Sotto il paese di Randazzo, vicino alle Gracore, contrada Ciarambello, un fronte lavico, uno di quei fronti lavici che si vedono, che finiscono proprio nel fiume e che poi vanno franando. In mezzo alle pietre, qua, in questa fronte di frana, qualcuno
funziona molto bene, vero? Ecco, in questo fronte di lava si trovavano dei reperti, dei frammenti di vaso, si vedevano, allora con qualche sistema un po' avventuroso, devo dire, qualche anno fa, siamo andati un po' a vedere e effettivamente sotto, in mezzo ai massi, ma non scivolate dall'alto, ce l'avevano messi quasi certamente, si trovarono parecchi frammenti dei quali si ricostruì parte di questa pentola, questa olla, diciamo, che è un po' bruciacchiata, le decorazioni non si vedono bene, ma è sicuramente castellucciana. E che fecero? C'erano anche delle ossa, o sono resti di passo, ma per il modo dove erano nascosti è probabile che si tratti di un'offerta, di qualcosa, di un rito, di un'offerta votiva, cioè c'era un vaso con dei resti di pasto di qualche animale consumato che era stato messo lì. È difficile che si è scivolato dall'alto, probabilmente ce l'hanno messo, si tratterà di qualche pratica rituale di cui sappiamo fino a un certo punto, naturalmente. E la cosa poi interessa un po' tutti qua, perché l'avete visto tutti al museo Vaglia Sinda eccetera. Ecco, altri tipi di insediamenti a cuore collinari. Qua siamo poco sopra Randazzo e qua si parla del famoso pitos di cui innanzitutto, scusate, lo chiamo pitos, è un termine greco, ma nell'uso archeologico si è diffuso, cioè è un grande recipiente da derrate, diciamo così, genericamente, liquide, solide originariamente, poi alcune vengono usate a volte anche per seppellire, ma in altri ambienti, non proprio qua. E allora, prima queste qua furono trovate in questa zona, li trovai nell'88 alcuni frammenti castellucciani, qua siamo in mezzo a un boschetto, adesso non ci si può più entrare perché è proprietà privata, è recintato, ma io quando misero un pilone della luce le andai a trovare e non sapevo ancora che qui vicino era stato trovato questo noto oggetto che allora era ancora in fase di restauro. Quando era stato trovato? Fu trovato verso il 1969, 68-69, non è certissimo, mi si diceva che sarebbe venuto forse uno degli scopritori stasera, fu trovato proprio facendo i lavori per costruire la cosiddetta quota 1000, quindi in mezzo al tracciato si trovò proprio la base di questo, c'era tutto il pitos in pratica, poi questa è la parte di sopra girata sotto sopra, queste sono foto di cattiva qualità purtroppo rimaste da allora, che sono state, anzi ci sono state fornite, ringrazio chi ce le rifornì allora, e per qualche tempo fu conservato da Don Virzì nella biblioteca dei Salesiani e qui fu visto questo grosso frammento da un dipendente della sovrintendenza di Siracusa che lo disegnò così come si trovava allora, e proprio avevano tentato di incollarlo. Non era una cosa facile il restauro di un oggetto del genere. Anni fa, finalmente, l'amministrazione comunale di Randazzo molto meritoriamente ci diede i mezzi per poterlo restaurare e quindi si è proceduto, lo si è staccato, tutti i pezzi incollati sono stati staccati, sono raccolti centinaia di pezzi, come vedete, di frammenti, e poi si è faticosamente provveduto al suo restauro. Ed eccolo qua, a poco il risultato finale, ecco, naturalmente vi dicevo cos'è un pitos, questi qui è un punto, serve per immagazzinamento e significa che lì a 850 metri, 900 metri di altezza ci stavano, quando tutto l'anno non lo sappiamo, d'estate è possibile, ma in ogni caso avevano bisogno di acqua che doveva essere conservata in qualche modo, quindi sorgono questi recipienti, abbiamo calcolato che poteva contenere almeno 250 litri di acqua, una cosa del genere, quindi poteva servire anche per quelli che potevano essere gli usi preistorici, un gruppetto di persone abbastanza a lungo, e questi altri che vedete invece sono quelli che sono conservati nel museo di Adrano, dove ce ne sono molti. Sono questi oggetti, questi grandi vasi, sono fabbricati sicuramente qui, a parte il fatto che era difficile trasportarli, ma lo si vede anche dal fatto che nell'impasto di argilla, per renderlo più solido, a parte che sono fatti a strisce, a colombina, cioè a strati, via via, non si usa il tornio nella preistoria, quindi si piglia una striscia d'argilla, si montano una sull'altra, poi si fanno questi in fondo, questi quadrati servono anche per irrobustirla, diciamo, per unire i pezzi, e oltre che per decorazione. E nell'impasto ci si mescola una sostanza che noi chiamiamo sgrassante, che la rende più dura l'argilla in fase di cottura, che è tritume di lava. Quindi il tritume di lava dove lo pigliavano? Qua, ovviamente. E
ha una cosa caratteristica rispetto a tutti gli altri che conosciamo, ce n'è un altro solo come questo, c'ha un beccuccio di versamento sul fondo, quindi questo non poggiava così largo, per te doveva stare sospeso probabilmente, e poi sopra le anse, che noi chiamiamo così quelli che sono i manici dell'oggetto, ci sono anche queste strane piastre decorative, ma che così con un po' di fantasia potrebbero anche servire per poggiarci sopra una piccola brocchetta o un qualcosa per attingere. Quindi probabilmente veniva utilizzato da più persone, senz'altro, sia per uso comune, si potrebbe anche pensare per qualche particolare uso rituale, per attingere acqua, per qualcosa. Noi perché lo diciamo? Lo diciamo perché se ne trova un altro, ce n'è un altro solo in pratica che si è trovato che assomiglia a questo, è stato trovato dentro una grotta di Adrano, non sappiamo... Se qualcuno sostiene, dice, ma tutte e due questo tipo doveva servire per seppellirci dentro, per metterci comunque i morti, così per far scolare eccetera, non abbiamo prove sinceramente, anche quello, anche se viene da una grotta, non, in questo ossa non ce n'erano, in quello probabilmente neppure, ancora non abbiamo prove in tal senso. Fatto sta che tutte e due però hanno una bella decorazione di questi fatta proprio con mezzelune eccetera, addirittura con delle croci decustate, e sono caratteristici. Quello fu trovato dal Museo di Adrano, fu trovato da Biancavilla, questo viene da Randazzo, cioè non è un oggetto qualsiasi. Dice, ma tu, quando l'abbiamo messo, dice, ma insomma che cos'è, una grossa giara, sì, però non è comune, diciamo così, è un oggetto caratteristico che secondo me nobilita abbastanza il museo qui. Allora andiamo alle conclusioni, perché qua ci fermiamo, poi vi dirò che dopo questa fase del bronzo antico, onestamente per alcuni secoli, poi ve ne parlerà il dottor Samagro, il dottor Scalavilli, di quello che succede verso la fine del bronzo, l'età del ferro, ma per un po' di tempo poi non abbiamo tracce qui, perché probabilmente insomma la maggior parte è stata proprio nel periodo del bronzo antico dei ritrovamenti, quelli successivi sono poco rappresentati probabilmente perché ci si sposta sulla costa, si formano centri più grossi, cioè le campagne interne vengono meno abitate nel bronzo medio, nel bronzo recente, questo ne abbiamo un po' la prova, però come dicevamo è possibile che ulteriori ricerche lungo la valle, anche nelle aree ad alta quota dove non ci sono le lave, dove ci potrebbero essere altre grotte, possono dare appunto scoperte interessanti, e quello che tutti quanti ci auguriamo. Quindi vi ringrazio, scusate se ho parlato a lungo, questo è quello che ci aspettiamo più o meno. Adesso cominciamo a presentare i lavori delle scuole. Nel primo convegno di studi Città di Randazzo abbiamo coinvolto tutte le scuole del territorio, non solo per condividere questo momento di cultura, ma grazie al contributo dei nostri esperti, la dottoressa Magro, il dottor Crimi, il dottor Rizzeri e i loro docenti chiaramente, questi ragazzi sono diventati da semplici spettatori a veri e propri protagonisti che oggi qui insieme ai loro insegnanti presenteranno i loro lavori di ricerca. Sì. Allora, chiamo sul palco il dirigente scolastico professoressa Rita Pagano del Circolo Didattico Statale Don Milani, le insegnanti e gli alunni. I bambini delle classi quinte dei plessi di Via Veneto e di Crocitta hanno realizzato un lavoro di ricerca e di rielaborazione sia grafica sia testuale, che è confluito in un video realizzato con la guida delle insegnanti. Il prodotto finale per la prima giornata del congresso racconta principalmente, tramite le illustrazioni, le testimonianze del periodo preistorico e le ricchezze naturalistiche che hanno offerto opportunità di insediamento sin dai tempi più antichi. Grazie.
Grazie, buonasera, ringraziamo per l'invito perché per la nostra scuola è stata l'opportunità di approfondire dei temi che riguardano il nostro territorio. Il Circolo Don Milani ogni anno dedica una parte del piano dell'offerta formativa al curriculum locale, lo abbiamo sempre fatto. Chiaramente trattiamo tutto il periodo, quindi poi arriviamo al periodo medievale, il periodo dei bombardamenti, e quest'anno però è stata l'occasione. Prego, bimbi, fatevi più in qua. L'occasione per approfondire questi primi due periodi, il periodo preistorico e il periodo greco. Devo dire tra l'altro che forse per la prima volta abbiamo anche approfondito di più il periodo preistorico, perché in realtà non sono tante le testimonianze del periodo preistorico e anche le pubblicazioni che riguardano le cose interessanti che ha detto il dottore Privitera non sono così diffuse, quindi c'è tanto sul periodo medievale del nostro paese, sul periodo greco più o meno altrettanto, però il periodo preistorico, che è un periodo interessante quanto non mai, affascinante, perché si tratta di ricostruire senza il supporto della scrittura, è un periodo che effettivamente è poco conosciuto. Chiaramente dicevano i relatori che sicuramente c'è stata vita nell'Alcandra, lo sappiamo che dove c'è il corso di acqua, dove ci sono fiumi, dove c'è vegetazione, quasi sempre ci sono insediamenti umani. Quindi io stesso ho visto per la prima volta stasera i frammenti del periodo preistorico e chiaramente non sono così diffusi, e questo dispiace, perché sono comunque delle testimonianze interessanti del nostro territorio e chiaramente conosciamo un po' tutti, almeno per sentito dire, il Pitos, però effettivamente la ceramica del periodo di Stendinello, della fase castellucciana, cioè diventa altrettanto importante ritrovarla nel nostro territorio. I bimbi hanno realizzato un video con i loro disegni, perché chiaramente loro si esprimono tanto con i disegni e poi hanno registrato le voci. E quindi se poi giustamente faremo vedere il video, però noi volevamo un attimo chiamare il dottore Branca, se ci dà il piacere di salire col palco, perché i bimbi volevano omaggiarla di alcuni disegni. Sono dei disegni che i bimbi hanno realizzato sull'Etna, e quindi per questo motivo abbiamo pensato di fare questo dono al dottore Branca, e sono disegni, due realizzati dai bambini e due sono dei disegni realizzati invece da una nostra mamma, perché nelle scuole primarie, nelle scuole dell'infanzia, noi abbiamo il vantaggio e diciamo il privilegio di avere una forte partecipazione anche da parte dei genitori. Quindi quello dei genitori è veramente un disegno che direi rasenta la perfezione. Quello dei bimbi è spettacolare. Volete dire voi qualcosa, bimbi? E allora consegniamo i disegni. Quindi cosa? Allora, questo è questo di qua, aiutami. Questo è il disegno fatto dal genitore, qui c'è la copia del lavoro che hanno realizzato i bambini, che magari abbiamo piacere di donarle, poi la guarderà con calma il lavoro. Questo è il disegno realizzato dal nostro genitore, cioè che è molto bello, e effettivamente a me è piaciuto parecchio, e poi soprattutto avere questa collaborazione dei genitori per noi è veramente importante. E questo già è uno stile diverso, e chiaramente è simpaticissimo, perché tra l'altro vedrete nel video, noi abbiamo rappresentato le varie fasi di evoluzione del vulcano in maniera diversa rispetto a lei, le abbiamo realizzate il vulcano piccolino col ciuccio, il vulcano che mano a mano diventa grande, con una, diciamo, con un approccio meno professionale, ma comunque più naturale per i bambini. E questo è un altro, questo è il lago Gurrida, che hanno realizzato i bimbi. Quindi la maestra Cettina Carmeni, maestra Mazza, hanno chiaramente, e poi c'è il plesso Crocita, attualmente stasera sono presenti solo alcune delle insegnanti che hanno curato i lavori, ma chiaramente ci hanno partecipato anche le altre insegnanti, sono le classi quinte del Circolo Don Milani, sono due classi di via Vittorio Veneto e una classe del plesso Crocita, che hanno realizzato, si sono incontrati anche di pomeriggio per il prodotto finale. Quindi ringraziamo per l'opportunità. Certo. No, volevo ringraziare il circolo didattico, sono tutti i ragazzi, allora io uno me lo incornicio e lo metto in istituto a Catania e me lo metto in stanza, va bene? Perché sono troppo simpatici, grazie soprattutto del pensiero. Vabbè, allora, io vorrei che almeno il vostro nome lo possiamo sapere, no? Diglielo al dottore Branca come ti chiami. Sofia. Brava, Sofia. Sveva. Sveva, quanti anni avete? 10. Quindi elementare siamo. Io sono Salvatore, ho 10 anni. Grazie a voi e grazie per l'opportunità. Grazie, dottore Carmeni. Grazie. Straordinari questi bambini. Mandate in onda il video? Ok.
della Sicilia che i greci trovarono. Dal nome del presunto re Siculo Sinchelos, furono tra i primi abitanti della Sicilia che i greci trovarono quando arrivarono sull'isola nel 756 a.C. Per l'età del rame si hanno tracce di una presenza umana più strutturata grazie ai ritrovamenti in Contrada Marca presso Castiglione Randazzo. Il territorio della città fu abitato durante l'età del bronzo antico, come testimoniano alcune grotte usate come sepolcreto e qualche insediamento all'aperto. A quest'epoca potrebbero appartenere alcuni strumenti di pietra e un'ascia di bronzo contenuti nella collezione Vagliasindi. Mancano sicure prove dell'esistenza di popolazioni indigene organizzate in forme territoriali durante l'età del ferro. Nel Museo Archeologico Vagliasindi, proprio nella sala di Licrozzi, sono custoditi due grandi contenitori in terracotta per portate solide o liquide. Il pitos è un tipo di manufatto risalente al periodo greco antico, ma riscontrabile pure nella preistoria. La presenza del pitos è una prova di insediamenti umani nel periodo preistorico, nella zona di Randazzo. In questo esemplare si possono osservare motivi decorativi, sempre rilievo, che possono aver avuto un significato simbolico. Un altro elemento tipico del recipiente è costituito dalle anse, fatte apposta per appoggiare i piccoli recipienti per attingere, tazze e brocchette. Il rinvenimento del pitos è avvenuto per un fatto occasionale. Nel 1972, nel corso dei lavori di costruzione della strada provinciale quota 1000, un passante nota il bordo di un grande vaso che sporge dal terreno. Il reperto liberato viene affidato a Don Salvatore Calogero Virzi. Dopo 40 anni, il comune di Randazzo finanzia il restauro del pitos, che viene esposto in una saletta del Castello Carcio. L'Alcantara nasce dai Monti Nebrodi, nei pressi di Floreste, attraverso un ampio territorio che, per la sua presenza, è sempre risultato particolarmente ricco e adatto all'insediamento, tra acqua, terra e fuoco. Randazzo, la città dei tre parchi. Il paese è situato in una posizione strategica, tra le tre province di Catania, Messina e Enna, ma anche tra tre parchi naturali, il Parco dei Nebrodi, il Parco Fluviale dell'Alcantara e il Parco dell'Etna. L'origine dell'Etna. Il territorio dell'Etna non esisteva. Al suo posto c'era un golfo. Circa 700.000 anni fa, quando la parte emersa della Sicilia era ricoperta di vegetazione, si formò un piccolo cono vulcanico. L'Etna, o Mongibello, è un vulcano attivo alto circa 3.330 metri. I greci gli diedero il nome di Aigo, che significa bruciare. Gli arabi Gebel, che significa monte. Pindaro lo definì colonna del cielo. Circa un secolo e mezzo fa, sull'Etna erano presenti lupi, cinghiali, daini e caprioni, animali ormai scomparsi. Nel territorio dell'Etna vivono ancora l'istrice, la volpe, il gatto selvatico, la martora, il coniglio, la lepre, la donnola, il ghiro, il cuoricino e varie specie di topi e pipistrelli. Moltissimi gli uccelli presenti. Sei proprio una vipera. Cosa fare per non incrociare una vipera? Cammina sempre sul sentiero. Fai rumore con un bastone. Indossa pantaloni stretti alla caviglia. Calza scarponcini alti. Non lasciare lo zaino per terra. Usa un bastoncino per spostare i sassi. Stai attento quando passi sotto i rami degli alberi. Il
Gurrita, un gioiello incastonato nel territorio del Parco dell'Esimo. L'Aquila Reale è un enorme rapace, maestoso e imponente, che supera i 6 kg di peso e ha un'apertura alare di 2 metri. Nel Parco dei Nebrodi l'aquila nidifica nella zona delle rocche del Crasto. La natura vulcanica della montagna condiziona l'universo vegetale dell'Etna. Boschi di querce, castagneti, vigneti, noccioleti. Oltre 2000 metri si trovano il faggio e la betulla, considerata una specie endemica. In primavera, colore di giallo e scure lave, la meravigliosa e profumatissima ginestra. Complimenti. Adesso chiamo sul palco il dirigente scolastico, professor Salvatore Malfitana, dell'Istituto Comprensivo Statale Edmondo De Amicis e gli alunni delle classi terze. Dovete sapere che la scuola ha accolto l'invito del comitato WAVE di Randazzo a partecipare al primo convegno di studi della città di Randazzo e oggi gli studenti presenteranno un breve cortometraggio per raccontare la loro esperienza di ricerca rivestendo i panni di archeologi in erba sulle tracce dei primi insediamenti umani nel territorio di Randazzo. Buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori perché la scuola ha bisogno di input. Normalmente facciamo delle attività, ma per approfondire queste tematiche che ci sono state proposte abbiamo bisogno di qualcuno che un po' ci incanali, ci metta sulla strada. Allora queste 2 settimane di convegno, questo sabato e il prossimo sabato, hanno permesso ai nostri ragazzi di andare sul territorio, di girare, di conoscere quello che forse sentiamo dire. I nostri antenati. Oggi i ragazzi, andando in giro per Randazzo, hanno scoperto sì che c'era qualcuno prima di noi che ha fatto sì che noi oggi possiamo vivere su questo territorio molto bello, insediato in un contesto naturale particolare e che i ragazzi devono imparare a conoscere. Quindi l'opportunità che oggi ci state dando è proprio su questo indirizzo specifico di conoscere dove si abita, di conoscere le usanze, di conoscere quello che la natura piano piano si riprende, perché viviamo in un contesto particolare, l'Etna distrugge, la natura riprende, l'Etna ripassa di nuovo ed è un ciclo della vita e quindi i ragazzi devono capire che noi facciamo parte di questo ciclo della vita e quindi dobbiamo rispettare la natura e per rispettarla bisogna conoscerla però. E quindi grazie, passo la parola alla ragazza che presenterà il lavoro fatto, ringrazio i docenti che in questa settimana si sono spesi togliendo spazio alla didattica, però se la didattica è fatta anche con queste cose va bene ugualmente, grazie. Buonasera a tutti, sono Cleia Sangrigoli, un'alunna frequentante la classe terza D dell'Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis. Noi alunni delle classi terze abbiamo partecipato volentieri al progetto proposto dal Comitato WAVE di Randazzo perché crediamo fortemente nella valenza storica del nostro passato, che è il requisito essenziale per comprendere meglio noi stessi ed il nostro futuro. Noi alunni abbiamo voluto vestire i panni di archeologi in erba sulle tracce dei primi insediamenti umani a Randazzo.
L'obiettivo è quello di condividere la nostra esperienza e di sensibilizzare l'intera collettività affinché vengano valorizzati i valori storici della nostra meravigliosa città. Vi ringrazio molto per l'attenzione e vi auguro una lieta visione. Grazie. A partire dalla fine del XIX secolo, nel territorio dell'odierna città di Randazzo, sono venute alla luce straordinarie testimonianze di un millenario passato, che rendono evidente come l'uomo abbia frequentato e vissuto in forma stabile in queste contrade almeno dall'antica età del bronzo. Se una parte dei manufatti rinvenuti nel corso degli anni è oggi ospitata all'interno del Museo Civico Paolo Vagliasinti di Randazzo, molti altri si trovano in diversi musei della regione. Noi alunni del De Amicis abbiamo voluto vestire i panni di archeologi in erba, perché avendo ricevuto questa grande eredità sentiamo il desiderio di ricostruire attraverso i frammenti materiali del nostro passato la nostra identità, per poterne comprendere il valore e costruire il nostro futuro. L'obiettivo è quello di condividere la nostra esperienza e di sensibilizzare l'intera collettività nei confronti dei valori storici della nostra città. Seguendo le indicazioni delle indagini archeologiche condotte fra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, ci siamo recati in Contrada Feudo, a circa 6 km ad est dell'odierno centro urbano di Randazzo, dove sono stati ritrovati diversi reperti, quali frammenti di ossidiane, di selce, asce di pietra, testimonianze di una possibile presenza dell'uomo fin dalla preistoria. Guardando a nord, abbiamo visto un'altra area interessante per la nostra ricerca, il complesso rupestre di Rocca Pizzicata, con la presenza di cavità che lasciano pensare a tombe o abitazioni preistoriche. Questi luoghi intrisi di storia hanno destato in noi tanta curiosità e mentre osservavamo attentamente il territorio, con grande sorpresa, abbiamo trovato dei cocci di cotto. Alcuni cocci abbastanza spessi ci sono sembrati dei pezzi di antiche tegole. Altri cocci più sottili e raffinati, di colore nero e di colore più chiaro, ci hanno fatto ipotizzare che potessero essere frammenti di vasi. Vasi rosse a figure nere, vasi neri a figure rosse, simili a quelli che abbiamo studiato in storia dell'arte e che abbiamo visto più volte al Museo Vagliasinti della nostra città. L'emozione è stata tanta, sembrano proprio frammenti di vasi greci. Non ci sarebbe davvero di che stupirsi dal momento che questa è la zona in cui alla fine del XIX secolo sono stati condotti gli scavi a cura del barone Paolo Vagliasinti ed è stata trovata una vasta necropoli con sepolture dotate di ricchi corredi. Di questo però parleremo nel prossimo incontro. La nostra esplorazione prosegue verso l'alta valle del Simeto, vicino al territorio di Randazzo, nella quale si presume che già a partire dal IV millennio avanti Cristo ci fossero insediamenti umani. La nostra curiosità è stata catturata dalla presenza di due grotte collocate in contrada Balze Soprane nel territorio di Bronte. Si tratta di grotte di scorrimento lavico che furono adibite presumibilmente ad abitazioni nel Neolitico e successivamente a tombe funerarie, poiché sono state ritrovate ossa umane e numerosi vasi frammentari. L'entrata della cosiddetta grotta di Magnace ha una forma lenticolare, alta circa 45 cm e larga circa 130 cm. È probabile che questa grotta sia collegata a quella di Balze. In passato, perché gli abitanti scelsero di vivere in codesto territorio? Perché vicino ad esso scorrono dei fiumi che rappresentano un'importante risorsa, l'acqua. Inoltre, la presenza di terreni fertili e pianeggianti facilitavano la pratica dell'agricoltura. Immaginiamo che qui potessero sorgere dei piccoli villaggi e tra essi ci fosse un vero e proprio scambio commerciale e culturale. Da questo luogo ci spostiamo verso Contrada Edera, dove troviamo un'area di interesse archeologico. Leggiamo su un pannello in legno alcune notizie riguardanti gli scavi e le scoperte effettuate. Apprendiamo che probabilmente i resti di questi edifici costituivano all'epoca un'unica abitazione di carattere rurale, databile tra la fine dell'VIII secolo e la prima metà del IX secolo.
secolo d.C. Ci avviamo alla staccionata in legno che delimita l'area delle abitazioni. Osserviamo le geometrie. Alcuni edifici sono a pianta rettangolare, forse abitazioni, altri attigui, a pianta circolare, forse depositi. In alcuni è stato individuato un pavimento in argilla battuta. I muri degli edifici sono realizzati a secco con conci di pietra lavica di forma quadrangolare. Nella zona circostante è facile trovare a terra frammenti di terracotta di diversa fattezza. Alcuni sembrano pezzi di tegole, altri frammenti di vasellame vario. Ma ce n'è uno con una forma particolare che richiama alla memoria l'orlo del grande Pitos conservato al Museo Vagliasindi. Il Pitos è un grande recipiente dell'età del bronzo. È stato ritrovato nel 1972 tra le contrade di Santa Caterina e da Galalonga. E dopo tanti anni è stato restaurato nel 2012. Il Pitos è stato realizzato con la tecnica del colombino, che molti di noi hanno sperimentato durante il laboratorio di ceramica nella nostra scuola. Il Pitos è un'altra testimonianza della presenza di popolazioni preistoriche vissute nella nostra area. E a proposito di testimonianze... A proposito di emozioni, di grandi ritrovamenti, oggi incontriamo la figura del grande spicco, ovvero l'architetto Charlie Fusata, che ha ritrovato dei reperti archeologici molto importanti che oggi fanno parte del nostro museo archeologico. Ok, come dice, un'emozione, anche è stata un'emozione mia quando l'ho trovata il Pitos. Sicuramente l'ho trovata nel 1972, che mi trovavo a Randazzo in ferie, e siccome stavano costruendo la strada quota 1000, io ero curioso come si costruivano le strade qui, specialmente a Randazzo, con tutta la pietra lavica, con il nero, mentre dove in Australia la pietra lavica non c'era, usavamo pietra calcare, che era completamente diversa. Mentre che mi trovavo lì, che c'erano le ruspe che stavano spianando il terreno, ho visto camminando un buco. Sono andato lì e ho visto che sopra si vedeva come un collo di qualche cosa. Io con le mani ho visto che c'erano queste cose. Perciò c'erano quelli che lavoravano lì e ho detto: guarda, non toccate questo di qua perché potrebbe essere qualche cosa. Io vado a consultarmi con Don Vinci, perché lui era lo storico di Randazzo. Sono andato da Don Vinci mi ha detto: guarda, ci devi dire a queste persone di non toccare niente finché veniamo domani mattina, perché era di pomeriggio. All'indomani sono andato a dire a queste persone di non toccare. Ma nel frattempo che cosa ho visto? Che c'era questa persona messo con i piedi dentro dove c'è il collo con un picco. Giustamente all'indomani, quando siamo andati, lo avevamo trovato a 1000 pezzi, perché l'hanno tirato fuori pensando che potesse c'erano monete, qualche cosa di dentro. Poi con questo qua l'abbiamo portato da Virzì e lui l'ha tenuto lì nella sua stanza per molti anni. Quale emozione ha provato? L'emozione è molto importante, perché giustamente trovi qualche cosa del passato. Buongiorno. Buongiorno. Nel 1972 sono stati rinvenuti dei Pitos durante la costruzione della strada provinciale quota 1000. Lei in quel periodo era il sindaco, e in qualità di sindaco come si è mobilitato dopo i ritrovamenti rinvenuti? Praticamente è stata una cosa molto casuale, perché si faceva questa strada che la faceva l'ESA, e io allora ero giovane, molto giovane, facevo il sindaco, e gli operai mi hanno mandato a chiamare, noi siamo subito intervenuti e siamo riusciti a recuperare questa. Da lì è scattata una molla nell'amministrazione comunale. Abbiamo realizzato con Don Verzi il primo libretto su Randazzo, sulla storia di Randazzo. Ne abbiamo fatti un 5.000 copie e li abbiamo regalati a tutti i ragazzi della scuola.
In quel periodo vi era una particolare sensibilità per l'ambito archeologico? Ma assolutamente no. Purtroppo no, perché durante la guerra gli eredi della famiglia Vagliasinti hanno nascosto lì dai monaci del convento, e tutti gli anni 50-60 praticamente la cosa è stata dimenticata. Chi lottava più di tutti era un sacerdote, un salesiano, che era amante di arte, di cultura, di storia, che si chiamava Don Virzì, e fu lui che sensibilizzò tutti noi, che allora ci avvicinavamo alla vita politica del paese, tant'è che si aprì un piccolo museo alla casa del riposo per cercare di recuperare tutti questi reperti. Allora, ero ancora sindaco, abbiamo nominato la dottoressa Teresa Magro, la quale fece la catalogizzazione di tutti i reperti, e poi gli abbiamo dato anche l'incarico di formulare e di sistemare il museo, come voi potete vederlo ora. E nel 1994 mi sembra che poi è stato inaugurato, e lì dentro c'è l'Oinokoe. Oltre che l'Oinokoe c'è anche quell'immenso vaso di cui noi abbiamo parlato, che è stato recuperato nel 72. Okay. E a chi furono affidati i reperti prima di essere esposti al Museo Vagliasinti? Perché per legge tutti i reperti dovevano andare o al Museo di Palermo o a quello di Siracusa. Il barone Vagliasinti riuscì ad ottenere che più della metà di questi reperti restassero a Randazzo. Quindi se voi andate a Siracusa, nel Museo Archeologico di Siracusa ci sono dei reperti di Randazzo, ma ci sono anche dei reperti a Messina, alla biblioteca dei Salesiani di Messina. Ma una cosa stupenda è che se andate al Museo del Louvre di Parigi ci sono dei reperti di Selinunte dove c'è scritto: questo progetto è pervenuto dalla città di Randazzo. Bellissimo. Wow. Fine prima parte. Ci sentiamo di ringraziare coloro che ci hanno guidato in questa avventura: il Comitato Wales, il dottor Enzo Pini, la dottoressa Teresa Magro, il professor Palmiro Magnino, l'architetto Charlie Musarra, il dottor Salvatore Rizzeri, il dottor Francesco Rubino e il signor Lino Sanguigoli. Ringraziamo il nostro dirigente scolastico Salvatore Maffitana e anche tutti i docenti: Adelina Borgiovanni, Cinzia Bruno, Francesca Di Stefano, Maria Gambacurta, Giuseppe Gangieri, Luciano Mondello, Luana Saraniti, Eleonora Testa. Alla prossima! Ragazzi, hanno fatto un bellissimo lavoro. Adesso chiamo sul palco il dirigente scolastico, la professoressa Maria Francesca Miano, dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Medi, per un saluto, la delegazione degli alunni delle classi seconda A e quarta A del liceo classico e della classe quarta A del liceo linguistico e i loro docenti coordinatori, i professori Pagano, Currenti e Cupito. Questi studenti hanno realizzato dei brevi videoclip per mostrare ai visitatori le bellezze naturali e il nostro patrimonio archeologico, architettonico, storico e culturale del territorio di Randazzo. Buonasera a tutti, grazie per averci coinvolti in questa bellissima esperienza che ha dato ai nostri ragazzi l'opportunità di approfondire la conoscenza del territorio in cui viviamo. Dico viviamo perché mi sento randazzese anch'io, e ormai dopo tanti anni, e anche per l'amore che mi lega a questa città dove ho l'opportunità tutti i giorni di vivere con questi ragazzi fantastici e di lavorare insieme a loro. Dicevo, ringrazio per un motivo particolare, perché gli indirizzi della nostra scuola sono diciamo tutti naturalmente vocati al settore turistico,
A parte quello che già comunemente quando si parla di istituto alberghiero naturalmente subito ci richiama il turismo, la conoscenza del territorio, ma a parte questo dicevo c'è anche, abbiamo il liceo classico, il liceo linguistico, l'istituto agrario, il commerciale, sono tutti istituti finalizzati, quello, il nostro commerciale è proprio turismo. Quindi sono tutti settori, articolazioni che quotidianamente ci portano a lavorare per valorizzare il territorio in cui viviamo. Anzi, nel nostro PTOF, il PTOF è il documento come la carta d'identità di ogni scuola, una delle priorità della nostra scuola è appunto, si legge, quella di far conoscere ai nostri studenti la ricchezza del territorio in cui vivono, fare in modo che la possano valorizzare pienamente e trovare, se possibile, creare in loro le competenze per riuscire a trarre il massimo da questo territorio e poter scegliere se lo vogliono e magari di lavorare insieme. Noi, questo è il sogno che quotidianamente abbiamo nella nostra scuola, loro lo sanno perché lo diciamo continuamente. E questa è stata una delle occasioni che ha dato l'opportunità appunto di approfondire questo che è il nostro interesse quotidiano. Loro hanno avuto modo di lavorare in gruppo, di condividere quello che presenteranno e presenteranno un lavoro che appunto è una conseguenza di quello che dicevo, immaginano un tour virtuale dei turisti che vogliono venire a conoscere il nostro territorio e a cui presentano le ricchezze del nostro territorio. Sono Zaira, Clarissa ed Egle e rappresentano rispettivamente la seconda e la quarta liceo classico e la quarta liceo linguistico. Grazie, buonasera. La presentazione appunto inizierà con la parte storica di Randazzo che è stata realizzata dalla classe 4A del liceo linguistico di Randazzo e parte appunto dalle origini del nostro paese e considerando anche i vari centri che sono andati a formare il nostro paese che sarebbero Triocala, Tissa e Trinacia. In seguito abbiamo parlato anche del teatro antico di Randazzo, teatro greco di Randazzo e delle cube bizantine che sono presenti sul nostro territorio. Buonasera a tutti, io sono Sangrigo Liegre e rappresento la classe quarta del liceo classico di Randazzo. Fin da subito, quando ci è stato proposto il progetto, eravamo molto entusiasti perché desideriamo essere parte integrante e attiva nel valorizzare il nostro territorio. La mia classe ha attenzionato il Museo Archeologico Paolo Vagliasinti, istituito alla fine del 1800, che prende il nome dal suo scopritore e attualmente si svolge nelle sale superiori del Castello Svevo. Inoltre ci è sembrato opportuno parlare anche del Museo Civico di Scienze Naturali, il quale ospita la raccolta privata di Angelo Priolo e la collezione di Luigi Lino. Quest'ultimo venne istituito nel 1983. Nei brevi video che visionerete esporremo più nello specifico i due musei. Ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro una buona visione. Buonasera, sono Zaira Gullotto e parlo a nome della seconda classico. Come classe ci siamo occupati della parte territoriale e naturalistica di Randazzo. Il nostro paese è situato al centro di tre parchi, il Parco dell'Etna, dei Nebrodi e dell'Alcantara, i quali presentano una grande varietà di flora e di fauna. Ciò dimostra che Randazzo ha un enorme patrimonio naturalistico, oltre che appunto artistico e culturale. Vi auguro una buona visione. Scusate, sì. Voglio ringraziare di cuore tutti i docenti della scuola perché, come diceva anche il collega nell'altro istituto, questo tipo di attività, e chi fa scuola come me lo sa, non può essere realizzata con l'impegno di un solo docente. E quindi tutti i docenti hanno collaborato perché hanno lavorato in maniera interdisciplinare, ma in modo particolare voglio ringraziare la professoressa Pagano, la professoressa Currenti,
docenti che sono qua con noi questa sera e il professore Cubito che hanno seguito più da vicino i ragazzi. Grazie per il vostro solito e costante impegno. Non vi ringrazieremo mai abbastanza, grazie. È vero che siete del posto, ma questo non vuol dire nulla. È l'amore per la scuola che ci fa fare certe cose. Grazie. Approfitto già che è qui, dirigente, chiamo la professoressa Concetta Sgroi per consegnare questa targa alla professoressa Maria Francesca Miano, dirigente dell'Istituto Scolastico Enrico Medi di Randazzo. Chiamo. Grazie. Prego. Grazie a voi. Arrivederci. Mi approfitto per chiamare il professor Salvatore Malfitana, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Enrico De Amicis di Randazzo. Consegna sempre la professoressa Concetta Sgroi. Sì. Lui è il mio preside, l'ultimo preside che ho avuto. Complimenti per il lavoro, è stato molto bello. Grazie. E grazie per aver partecipato. Grazie a voi. Consegna alla professoressa Rita Pagano, dirigente scolastico del Don Lorenzo Milani di Randazzo, sempre la professoressa Concetta Sgroi. Allora, complimenti per il bel lavoro che avete fatto, visto anche i disegni. Grazie. Grazie per aver fatto. Grazie. Ciao. Prego di la pubblica istruzione, Enrichetta Giardini consegna una targa al dottor Stefano Branca. Buonasera a tutti, io vorrei ringraziare i relatori per le scuole che insomma hanno fatto un cammino in concomitanza con l'associazione. Dico che comunque quando c'è l'unione, quando ci sono degli input sicuramente virtuosi, degli input sicuramente fanno bene a tutti e fanno insomma scaturire delle serate come queste. Grazie a tutti. Consegno la targa al professore. Grazie assessore. Arrivederci. Continuiamo con i nostri relatori. Ah, scusate, l'avevo dimenticato. Randazzo è un borgo di origine medievale che sorge sul versante nord dell'Etna, a 765 metri sul livello del mare. Nel corso dei secoli sul territorio si incontrarono diverse civiltà, come greci, romani, normanni e bizantini, che hanno lasciato tracce di alto valore documentario e artistico. Sfortunatamente, molti documenti riguardanti la storia del territorio di Randazzo sono andati perduti. Molti reperti archeologici di Randazzo sono conservati in alcuni dei più importanti musei del mondo e in collezioni private in Svizzera e Stati Uniti. Grazie a verifiche di tipo geologico si evince che Randazzo sia sorto dall'unione dei vari centri che vi erano presso le vicinanze del fiume Alcantara. Tissa fu uno dei molti centri che sorse nel territorio di Randazzo. La storiografia moderna la colloca alle radici del monte Etna, presso il fiume Cantara. I Tessei, cittadini di Tissa, furono vittima di soprusi denunciati dallo stesso Cicerone. I cittadini, infatti, furono costretti a dare all'erario più frumento di quanto ne avevano raccolto, oltre a dover dare al decumano molto denaro da lui estorto con la forza.
La città di Trinacia era uno dei centri che ha contribuito alla formazione di Randazzo. Per la sua posizione ai piedi dell'Etna, lungo il fiume Alcantara, è riuscita a difendersi dai continui attacchi dei pirati che venivano nelle zone. Proprio per questo motivo i Sicani e i Sicoli resero la città popolosa, ingrandendola sempre di più. Ma a causa di questa forza, Trinacia non volle sottomettersi alla politica espansionistica siracusana. Fu questo il motivo che portò l'esercito di Gerone ad assediare, conquistare e radere al suolo la città di Randazzo. La progenitrice della moderna Randazzo accolse le popolazioni dei centri circostanti, ecco perché vi sono diversi nomi, come Tissa, Demene, Triocala, che indicano lo stesso luogo. L'epoca della fondazione di Triocala è sconosciuta, ma siamo a conoscenza di un avvenimento storico che ne ha causato la prima distruzione, la rivolta degli schiavi del 104 a.C. I documenti rimasti affermano che Triocala divenne sede di presidio militare e il suo teatro venne riconvertito in accampamento dei soldati e fino al secolo scorso era conosciuto col nome di Piazza Teatro Greco. Le cube sono edifici religiosi, paleocristiani e o bizantini, presenti in Sicilia, nonostante il dominio bizantino durò relativamente poco. A Randazzo sono presenti la cuba di Imbischi, la cuba di Iannazzo ed in particolare la cuba di Sant'Anastasia. Quest'ultima è la più importante per grandezza e complessità di costruzione. Fu edificata nel VII secolo d.C. ed appartiene al periodo di maggiore splendore della civiltà bizantina. Ad oggi di questa cuba si conserva solo l'abside principale e parte dei muri laterali, è quindi ridotta ad un rudere per cui è impossibile ricostruire la pianta originale. L'abate Vito Amico definisce Triocala città antichissima, esistente già dall'epoca di Dionisio il Vecchio. Nel 104 a.C. scoppiò la prima grande battaglia tra gli schiavi comandati da Salvio e l'esercito romano venne inviato per sedare la rivolta. La vittoria favorì gli schiavi e Salvio strinse un'alleanza con Atenione. Da ciò si formò un unico esercito e assalirono la città di Triocala. La rivolta si estese in tutta l'isola e un esercito di 17.000 uomini circa marciò contro l'antica città. Il museo è nato dal nome del suo scopritore, il barone Paolo Vagliasindi, forse alla fine del 1885. Attualmente il museo è situato in via Castello. Nelle stanze superiori del Castello Svevo vi è un'esposizione del materiale ordinato per classi ed epoche. La collezione Vagliasindi è una delle più importanti attestazioni archeologiche della zona etnea. La sala Pitos è dedicata ai reperti preistorici e di età greca, tra i quali è presente la giara, che era stata rinvenuta a Randazzo nel 1972 e che fu sottoposta al restauro. Nella sala centrale oinocoe abbiamo il bello e raro oinocoe, un vaso a figure rosse su fondo nero, sul quale è raffigurato il mito dei Boreadi, vari oggetti di oreficeria e in bronzo e una ricca raccolta numismatica. La sala 1, ionica. Sono presenti reperti corinzi, ionici e alcuni esemplari di ceramica indigena. La sala 2, ceramica nera. Qui sono esposti vasi di fabbrica attica coperti interamente da vernice nera. La sala 3, attica. Presenta numerosi esemplari di ceramica figurata di produzione attica, decorati nelle due tecniche a figure nere e a figure rosse. La sala 4, ellenistica, è dedicata alla ceramica ellenistica. Esempi di cloroplastica ellenistica sono esposti insieme ad oggetti di vita quotidiana. Il Museo di Scienze Naturali di Randazzo fu istituito nel 1983, pensato al fine di ospitare la collezione privata di Angelo Priolo, formata da numerosi esemplari ornitologici. È presente anche la collezione di Luigi Lino, dedicata alla fauna marina. Quasi tutti i reperti sono stati raccolti in Sicilia, a differenza di una piccola parte raccolta nel resto d'Italia o d'Europa. Il museo si trova in un'ala dell'Istituto di Santa Giovanni Antida con ingresso dal Corso Umberto I. Possiede 8 stanze, la principale è la prima. In essa si può trovare una scena suggestiva di caccia, consumata da degli avvoltoi che si avventano sulle carcasse. Al museo sono presenti anche copie degli studi dell'ornitologo Angelo Priolo, che in passato li pubblicò su riviste e giornali nazionali. Complimenti a questi ragazzi. E concludiamo con gli ultimi relatori. E adesso tocca agli archeologi Maria Teresa Magro e Marco Scaravilli.
parleranno della Valle Alcantara nel periodo protostorico, perché insieme hanno fatto numerose pubblicazioni, ma chiaramente prima volevo presentarli. Maria Teresa Magro è un'archeologa, funzionaria della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Catania e sicuramente uno dei massimi esperti della Valle dell'Alcantara, grazie alla sua esperienza maturata sul campo, con numerose ricognizioni fatte direttamente sul territorio, ha esplorato numerosi siti preistorici e protostorici e iniziato a studiare in modo rigorosamente scientifico questi luoghi. Marco Scaravilli, direttore del Museo e Parco Archeologico di Medma di Rosarno, allievo dell'archeologa Maria Teresa Magro, conosce la Valle Alcantara per aver condotto in passato delle ricognizioni su dei siti del territorio di età preistorica e protostorica in collaborazione con la Sovrintendenza di Catania. Prego. Un saluto. Buonasera, vista l'età, l'orario ormai molto tardi, siamo anche molto stanchi. Rapidamente il dottor Scaravilli farà appunto l'intervento sulla parte finale della preistoria, che in realtà è la fase protostorica che avevamo preparato, e, diciamo, cercando appunto di non fare ulteriormente troppo tardi. Grazie. Sì, buonasera a tutti, ringrazio anche io il professor Carmeli per l'invito, la dottoressa Magro appunto con cui collaboriamo da un po' di tempo in alcune ricerche nella Valle dell'Alcantara, tra cui appunto ad esempio in particolare ultimamente lo studio della collezione randazzese del Museo Archeologico Vagliesindi. Ora io appunto per riallacciarmi un po' all'intervento del dottor Pevitera, che ha un po' delineato lo stato attuale delle conoscenze sul popolamento umano nella preistoria, nella Valle dell'Alcantara appunto avevo pensato di concentrarmi sulle fasi finali di questa presenza, quindi quelle relative appunto agli insediamenti diciamo delle fasi immediatamente precedenti l'arrivo dei Greci e coeve alla colonizzazione greca, cercando di evidenziare se esistono anche appunto relazioni eventualmente tra questi due gruppi. Premesso ovviamente che non è molto semplice, dato lo stato attuale delle nostre conoscenze, poter così comprendere in maniera precisa la natura di questi insediamenti, per lo stato un po' frammentario della ricerca archeologica, come diceva appunto il dottor Privitevo, e anche perché per tutte ovviamente le trasformazioni che il territorio ha conosciuto. Comunque l'impressione, ecco, diciamo così, è quella di un insediamento che dopo effettivamente un'interruzione tra la media età del bronzo e la tarda età del bronzo, poi comincia, diciamo, a tornare un po' più diffuso effettivamente a partire dal bronzo finale e poi nell'età del ferro, bronzo finale che comincia, diciamo, orientativamente intorno alla metà del XII secolo, e poi appunto nell'età del ferro che inizia grosso modo intorno alla fine del decimo o nono secolo. E allora vediamo se PowerPoint va, forse da questa posizione non tanto. Sì. Allora sì, questa è la prima. Sì, quindi dicevo, tra le tracce di questa presenza sicuramente rilevanti sono quelle relative ai reperti di bronzo e anche ai ripostigli, che sono delle concentrazioni di oggetti metallici che potevano essere, diciamo, accumulati in questa fase per vari motivi, per un momentaneo accantonamento del metallo in vista di successive rifusioni, considerando che ovviamente il metallo era molto raro all'epoca, quindi come scorta praticamente, o forse potevano anche essere deposti certe volte come appunto offerte cultuali. Nel caso appunto della valle, diciamo che appunto i reperti più antichi sono quelli relativi a questo ripostiglio di Malvagna, detto di Malvagna, che in realtà fu acquistato dal grande archeologo Paolo Orsia appunto per il museo di Siracusa, da un antiquario che in realtà indicò come luogo di provenienza però Roccabadia, quindi che è a Francavilla. Questo deposito comprendeva appunto, come si vede appunto, tre asce e uno spiedo, e
questo il... Ok. Diciamo si data più o meno tra tarda età del bronzo e bronzo finale, ma ci sono anche altri reperti, bronzei, appunto un'altra ascia proveniva da Moio, un'altra più tarda dell'età del ferro proviene da Francavilla, quindi effettivamente abbiamo diverse tracce di questa tipologia di reperti nella valle. Passando invece alle testimonianze, diciamo, di ceramiche, quindi alla ceramica, che è la tipologia di rinvenimento ovviamente più comune negli scavi archeologici e quindi a disposizione degli archeologi chiaramente per dare degli inquadramenti cronologici. Ecco, le testimonianze più importanti di questa presenza indigena, diciamo, precedente l'arrivo dei Greci, ecco, Eva anche, vengono da Francavilla, che dove no, come è noto, appunto, abbiamo uno dei due grandi di centri greci della valle, l'altro chiaramente è quello di Randazzo. A Francavilla appunto il centro greco è stato individuato grazie allo scavo, al rinvenimento fortuito, diciamo, di un santuario, ma sono poi stati scavati anche dei settori dell'abitato. Appunto in realtà gli scavi in questo caso hanno evidenziato indizi qui di una frequentazione anteriore, come dicevo, all'arrivo dei Greci. In particolare livelli di frequentazione del bronzo finale sono stati appunto raggiunti in più punti, in più sondaggi negli scavi e poi inoltre possiamo forse andare avanti. Questa è questa cartina appunto fa un po' vedere la posizione di Francavilla rispetto a Randazzo, rispetto alla Valle dell'Alcantara. Comunque, come dicevo, appunto poi oltre a questi livelli del bronzo finale, frammenti di fabbrica greca databili tra gli inizi del VII e gli inizi del VI sono stati trovati appunto in strati associati a frammenti di produzione indigena. Sì, se torniamo un attimo indietro, è una ceramica diciamo monocroma grigia. No, un po' più avanti, così allora la slide dopo. Quella dopo. Sì, quella dopo. Andiamo ancora dopo. Eccola qui, questa ceramica appunto monocroma grigia, diciamo di produzione tipicamente indigena, e quindi evidentemente quindi questo tipo di associazione, abbiamo detto ceramica greca e ceramica indigena, sembra indicare effettivamente dei contatti tra appunto questo un insediamento indigeno che doveva precedere lo stanziamento greco e i calcidesi, i greci, in questo caso appunto nel caso della valle probabilmente i calcidesi di Naxos. Un rapporto che quindi precede addirittura appunto il costituirsi del centro greco di Francavilla, che si costituisce intorno alla metà del VI, poco dopo la metà del VI secolo. Possiamo andare ancora avanti. Questo per quanto appunto, come dicevo, riguarda le testimonianze relative alla ceramica, ma ovviamente importanti testimonianze di un'eventuale presenza indigena sono da trovarsi nelle testimonianze funerarie, nelle necropoli. Ora, nel caso appunto specifico della Valle dell'Alcantara, ecco, mentre noi non possediamo molte testimonianze, diciamo, funerarie relative al bronzo finale, forse perché in questa fase vi erano sepolture a incinerazione o a inchiudri smosso, cioè dentro vasi, e che non si sono trovate per quanto riguarda la valle. Nel caso invece ecco, di qualche traccia in più ce l'abbiamo eventualmente per l'età del ferro. Infatti all'età del ferro si può probabilmente attribuire questa necropoli di pietra perciata, siamo qui a Trappitello, frazione di Taormina, quindi nella bassa valle dell'Alcantara, e qui appunto le ricondizioni e le ricerche hanno consentito di individuare 32 sepolture lungo insomma, i pendii di questa formazione rocciosa. Sono tombe appunto a pianta quadrangolare con una bassa banchina interna, tetto piano, caratteristiche che insomma portano a azzardare una datazione all'età del ferro, sebbene ovviamente una datazione certa, precisa di questi di queste sepolture non è possibile in assenza degli oggetti di corredo, che in questo caso ovviamente non si sono trovati, essendo le tombe già violate in antico e svuotate. E possiamo ancora andare avanti? Però sì, questo è un altro gruppo di tombe vicine, altre 12 tombe che sono state rintracciate a circa 300 metri da questo gruppo di, come dicevo, pietra perciata, ma la tipologia è più o meno la stessa.
andiamo ancora avanti, appunto un confronto si potrebbe forse avanzare con la necropoli di Cocololazzo, che è quella di Castelmola, questa sì scavata da Paolo Orsi, e quindi questa sì, diciamo, ha restituito oggetti di corredo che possono ovviamente aiutare nella cronologia e quindi nell'inquadramento cronologico, una necropoli che appunto sulla base dei materiali rinvenuti si può assegnare, diciamo, alla età del ferro, alla prima età del ferro probabilmente, e quindi diciamo in una fase che è immediatamente precedente l'arrivo dei greci, un insediamento che forse anche sembra avere anche dei contatti poi con l'Axos, ma non molto lunghi, almeno da quello che sappiamo. La pubblicazione integrale ancora di questi materiali non è stata fatta, probabilmente è un villaggio appunto che nel momento in cui arrivano, insomma, i greci di Naxos, ha contatti con loro ma non molto lunghi, poi l'insediamento va un po' a scomparire. Andando avanti, quindi comunque diciamo, ecco, queste due necropoli ci potrebbero indicare effettivamente una presenza indigena, diciamo nell'immediato entroterra di Naxos, di questa colonia calcidese. Si vede infatti qui la posizione di Pietra Perciata, Cocololazzo è un po' più a nord. Andiamo ancora avanti. La questione di questa presenza indigena nell'immediato entroterra di Naxos, che è una questione sulle quali si esprimono anche le fonti, ma in maniera un po' contraddittoria. Non mi dilungo molto appunto su questo, ma posso ricordare appunto brevemente come in realtà ci sono almeno due fonti che divergono su questo. Eforo, che è una di queste due, appunto dice l'ecista di Naxos, Teocle, quando era stato spinto dai venti appunto prima della fondazione, in occasione di una precedente spedizione sulla spiaggia, si accorse dell'assenza, della nullità degli indigeni. Invece di segno opposto è una testimonianza di Diodoro, un altro storico appunto importante siciliano, che ci dice al contrario, ricordando un episodio più tardo, che è l'assedio, diciamo, di Tauromenio, diversi secoli dopo, però riporta una tradizione sicula che ricordava, diciamo, la loro cacciata dal Monte Tauro al tempo della fondazione di Naxos. Quindi evidentemente loro dovevano esserci appunto quando fu fondata Naxos, sul Monte Tauro, vicino quindi Naxos. Invece per le fasi successive, ecco, questa presenza dalle fonti è abbastanza bene attestata, questa presenza sicula indigena. Ce ne sono molte, ma ne cito solo diciamo un paio. Appunto possiamo ricordare come un passo di Tucidide, ad esempio, che riportando l'attacco sferrato dai Messeni a Naxos durante la guerra del Peloponneso, praticamente durante la spedizione ateniese in Sicilia, ricorda l'aiuto che i siculi portarono praticamente a Naxos scendendo dalle colline circostanti. Quindi questo evidentemente ci sta a indicare la presenza di insediamenti siculi nelle colline circostanti Naxos in quell'epoca, quindi siamo verso la fine del V secolo. Ci sono molti altri passi che comunque ricordano questa presenza. In occasione della stessa distruzione di Naxos da parte di Dionigi si dice appunto che appunto il tiranno siracusano effettivamente poi donò la terra ai siculi vicini, quindi evidentemente anche qui altra testimonianza che ci porta a ipotizzare una presenza indigena. Comunque andiamo ancora avanti, non vi voglio dilungare molto. Altre testimonianze possibili di natura funeraria per la parte più alta della valle, quindi ora siamo nell'alta valle dell'Alcantara, e forse all'età del ferro avanzata si possono assegnare anche queste sepolture, questo piccolo nucleo di tombe rintracciato appunto nelle vicinanze un po' più ovest rispetto al castello di Lauria e di Castiglione. Queste due tombe almeno, come vedete, sono poste su quest'alta parete rocciosa. L'esplorazione è stata ovviamente piuttosto difficoltosa vista la posizione. Comunque il rilievo di queste tombe, possiamo andare un po' più avanti, ci mostra sempre questa, ancora dopo, torniamo un attimo indietro, andiamo un po' prima, sì, un po' indietro, ancora prima. La tipologia, insomma, soprattutto delle due tombe, come dicevo, sulla alta parete rocciosa è simile, nel senso che anche in questo caso sono tombe a pianta quadrangolare con una bassa banchina, un tetto piano, forse anche queste quindi
potrebbero riferirsi all'età del ferro. Ce n'è poi un'altra pianta circolare invece all'interno del castello, su un affioramento roccioso della piazza d'Armi. Se andiamo ancora avanti, quindi un altro piccolo gruppo di tombe di tipologia simile, ad esempio, è stato rintracciato nella zona di Malvagna. Ecco, per concludere, diciamo che, passando appunto ora a Randazzo, al sito, alla città insomma, che ci interessa in questo caso più da vicino, possiamo dire che a Randazzo, ecco, rispetto a Francavilla, l'altro grande centro anonimo greco, testimonianza, ecco, di questa presenza coeva e precedente ancora di più della, rispetto appunto all'arrivo dei greci e alla colonizzazione, sono molto labili. Qui, come è noto, l'abitato è stato rintracciato tra le contrade in Bischi e Acqua Fredda dagli scavi della soprintendenza di Catania, credo tra l'altro diretti anche dal dottor Privitera, se non ricordo male. E questi scavi qui hanno appunto rintracciato alcuni, diciamo, lembi dell'abitato, ma per le fasi più tarde di IV e III secolo. Se andiamo ancora avanti, la necropoli invece, ovviamente, di cui si è già parlato e di cui si parlerà con più, diciamo, di più diffusamente negli incontri successivi, ne parlerà la dottoressa Magro, è stata invece appunto rinvenuta, incontrata Sant'Anastasia, e risale ad una fase precedente, già all'età arcaica. Però, come dicevo, la fisionomia, la tipologia dei materiali di queste necropoli è tipicamente greca. Si tratta di un complesso piuttosto ricco, variegato di reperti, ma di fisionomia appunto in gran parte greca. Abbiamo ceramica attica a figure nere, a figure rosse, ceramica corinzia, ceramica di produzione coloniale, vernice nera, oggetti anche di bronzo, ma come dicevo, quasi tutto si può ricondurre un po' all'ambiente greco. Possiamo andare ancora avanti, fa eccezione l'ultima, credo ci sia l'ultima diapositiva, ancora no, andiamo ancora avanti, questi sono giusto così, ecco, da questo quadro diverge un po' forse solamente questo gruppo di Oinokoi, per concludere, a bocca trilobata, sono, vedete, acrome o decorate per immersione della parte superiore del vaso, che diciamo rappresentano una produzione un po' ambigua, di ambigua definizione, nel senso che non è semplice in questo caso comprendere se si tratti di una produzione greca o indigena, perché la fattura della ceramica abbastanza depurata fa pensare appunto alle produzioni coloniali, quindi greche, ma nello stesso tempo appunto questo tipo di materiali sono molto comuni, molto diffusi nei centri indigeni dell'interno, per esempio quelli della fascia Sedilico di Eubea, per cui questa potrebbe essere una testimonianza comunque quantomeno di relazioni tra greci e indigeni a Randazzo nella zona. Tanto che per spiegare questo tipo di produzione sono state avanzate tante ipotesi, una di queste prevede ad esempio dei diciamo contesti artigianali, cioè botteghe o gruppi di botteghe misti greci e indigeni, quindi con una coesistenza tra greci e indigeni. Questo è un po' il quadro in breve di quello che possiamo attualmente sapere, quindi per la Valle dell'Alcantara e per Randazzo nello specifico, per cui io mi concluderei qui. Abbiamo concluso così questa, diciamo, questo excursus sul paesaggio preistorico, da tutti i punti di vista, cioè punti di vista naturalistici, punti di vista geologici ed archeologici. E spero che sia stato esaustivo, che, cioè, non da parte mia, ma diciamo di tutti quelli che hanno parlato stasera, cioè è stato di grande completezza. Ecco, se mi permettete, e andremo a una seconda puntata sulla parte greca che aggiungerà, diciamo, nuove conoscenze a questo quadro complessivo. Io vi auguro una buona serata, diciamo, okay. E grazie a voi. Grazie a voi. Si è fatto tardi, passiamo alla consegna delle targhe. Chiamo sul palco l'assessore alla cultura Gianluca Anzalone per consegnare una targa ricordo al dottor Francesco Privitera.
Assessore, magari ne approfitto. Consegniamo la targa al maestro Giuseppe Severini. Chiamo sul palco Salvatore Rizzeri, consegna la targa al dottor Scaravelli. Niccolò Sangricoli sul palco. Consegna la targa al comandante superiore supremo Vincenzo Crimi. Vi do appuntamento alla prossima conferenza del 25 marzo dal titolo L'anonima città greca di Randazzo, ipotesi a confronto, dove parleremo della colonizzazione greca. E auguro a tutti voi una buona serata.